Buonasera, ben ritrovati con Focus. Sono le 21:22, sempre in diretta. Ancora una volta il Veneto flagellato dal maltempo, soprattutto l'Alto Vicentino particolarmente colpito, il Bassanese, tanti comuni che sono stati allagati, proprio strade trasformate in torrenti in piena, cantine e garage completamente allagati, anche abitazioni, le solite scene delle persone che cercano di portare via fango e detriti che ripuliscono le case. Davvero delle scene che avete visto solo in parte in questa sigla. Quindi bombe d'acqua, grandinate, piogge torrenziali, veramente è stata una mattinata devastante per la pedemontana in particolare, ma poi tra ieri e oggi per tante province del Veneto. Allora, di questo parliamo, ovviamente non solo di questo, faremo molto sul maltempo per darvi conto di quello che è successo e poi tratteremo i soliti argomenti che sono quelli della pandemia, che sono quelli della politica, delle elezioni regionali il 20 e il 21 settembre prossimi. E poi ovviamente anche i migranti, insomma i temi di grande attualità. Io direi prima di presentare gli ospiti, Italo, facciamo un piccolo cambiamento, vediamo il servizio proprio che riassume il maltempo nell'Alto Vicentino, il numero 16 in scaletta perché è quello che in pratica dà un po' conto di quello che è avvenuto e che ha colpito tante famiglie, insomma, tante famiglie e tante persone che hanno riportato grossi danni alle loro abitazioni in particolare. Vediamo. Una roba mai vista. Mai vista, mai vista. Il cancello era chiuso, quella sbarra, vedi c'è la sbarra. E saltava via la sbarra lì del cancello. E continuava a correre l'acqua e veniva giù, faceva paura. La paura è stata la reazione che ha accomunato moltissimi residenti dell'Alto Vicentino, colpiti in queste ore da una violentissime bombe d'acqua. Temporali annunciati dopo l'impennata delle temperature della scorsa settimana, ma di sicuro non ci si aspettava un fronte così minaccioso che si è concentrato sulla fascia pedemontana veneta. Fino a 170 mm di pioggia caduta in poche ore da Asolo, Crespano, Bassano, Solagna tra le più colpite, Pove, Lugo, Malo, Thiene, Schio, acqua che ha travolto e inondato strade e scantinati. Qui siamo a Sarcedo, in via Astico. E stanotte ha piovuto, c'era 10 centimetri. Abbiamo finito a pulire e dopo entrava l'acqua del sivo e mi ha dato scopo fuori. Tanta acqua. Veniva usata così del sivo, tanto così giù per il sivo. Mi ha dato scopo fuori, ho portato fuori il più possibile la roba che potevo salvare e dopo sono scappato. A Vicenza un albero è caduto via Pecori Giraldi, ma non solo fango e tanta acqua. In generale si è registrata un'elevata concentrazione di fulmini che a Marano Vicentino ha provocato seri danni. Alle 8 è iniziata un forte acquazzone e alle 8 e mezza è caduto un fulmine su una linea elettrica e ha preso fuoco la linea elettrica e quindi parte delle abitazioni via Pasubio, anche il nostro centro diurno, sono rimasti senza energia elettrica. Per fortuna i vigili del fuoco, l'Enel, sono usciti con celerità e dopo qualche ora di lavoro sono riusciti a sistemare tutto. Quindi a mezzogiorno e mezzo l'energia elettrica è tornata, sia al centro diurno sia al centro cultura, e i servizi hanno continuato ad essere erogati. Il nostro personale ha lavorato per adattarsi senza l'energia elettrica, quindi a loro va il merito, insomma, di aver adeguato i piatti e le pietanze per i nostri ospiti. Il ripetersi sempre più frequente di queste bombe d'acqua, che concentrate in pochissimo tempo allagano porzioni sempre più ampie di territorio, impongono serie riflessioni sulle cause del riscaldamento globale e piani per fronteggiare le emergenze. Noi in questi anni ci stiamo tentando di adattare, grazie a un LIFE portato avanti con il comune di Sant'Orso, facendo delle piccole pratiche che tentano proprio di continuare a seguire questi cambiamenti climatici e adattarci noi a questi cambiamenti. Abbiamo fatto un laghetto nella zona di Giavenale che raccoglie le acque per evitare che arrivino dentro il paese e un intervento alla scuola elementare. Servizio di Daniele Garbin, vedremo tante testimonianze e molti servizi dedicati al maltempo. Allora vi presento gli ospiti che sono in studio questa sera, Pietro
della Libera, Veneti Uniti, buonasera, buonasera della Libera, buonasera a tutti. In consiglio regionale, Silvia Carpanese per Fratelli d'Italia, buonasera, direttore, bentornata. Grazie per l'invito. Entrambi candidati, sono tutti candidati alle regionali i nostri ospiti questa sera, Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, oggi buonasera. In consiglio comunale a Venezia, grazie, Stefano Artuso del Partito Democratico a Padova, buonasera, grazie, buonasera Artuso, buonasera, grazie molte, e Gianangelo Bellati che si candida con la lista Veneto Simonetta Rubinato per le autonomie. Per le autonomie, buonasera. Le autonomie. Grazie molto. Vi dicevo, parleremo ovviamente di politica, ma direi che vale la pena partire comunque, fare un giro sul maltempo, perché cioè, i Veneti stanno vivendo ancora una volta, i Veneti e il Veneto sulla loro pelle, quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Non c'è dubbio che abbiamo sentito anche oggi tante persone anziane che hanno sempre detto la stessa cosa. Qui non abbiamo mai visto niente del genere. Ecco, questa è una frase che si sente ripetere spessissimo. Saluto e ringrazio anche gli ospiti collegati, però per ora vedo Valeria Camani, del Partito Democratico. Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Deputato del Partito Democratico, grazie. Avremo anche Raffaele Speranzon, presidente di ATER Venezia, tra poco. Della Libera, allora, lei è stato anche sindaco di Oderzo, insomma, di maltempo anche come consigliere regionale ne ha visto parecchio, no? Insomma, in questi anni il Veneto è stato un po' così, come possiamo dire, flagellato da tanti eventi negativi. Pensiamo alla tempesta Vaia, il maltempo mi fa ricordare l'alluvione l'acqua alta a Venezia. Diciamo che siamo stati così un po' flagellati da tanti eventi naturali, calamitosi, però abbiamo sempre fatto fronte bene, a testa alta, da veneti. Luca Zaia e lo staff, la giunta, l'assessore Bottacin, sempre in prima fila, hanno sempre affrontato con molta determinazione la situazione. Probabilmente è vero anche quel detto, no? Che il Signore dà i pesi a seconda delle spalle. Probabilmente i veneti hanno le spalle buone per portare questi pesi, allora ogni tanto ci capitano, però insomma li abbiamo sempre saputi superare. E abbiamo la nostra convinzione che dopo i grandi temporali, i nubifragi e quant'altro, torna a splendere il sole sempre sui cieli del Veneto, e quindi pensiamo con ottimismo. Anche perché poi si vede sempre una reazione che accomuna tutti i veneti, la cioè solidarietà, il lavoro, tirarsi sulle maniche, darsi da fare, tutto a posto in ripartire, tempi brevi. Allora, intanto chiedo scusa all'onorevole Camani, Vanessa Camani, ho detto Valeria, Vanessa Camani, deputato del Partito Democratico, tra poco verremo da lei. Italo Morau è in regia stasera, ovviamente sono giornate piuttosto difficili, anche perché tanti tecnici giornalisti sono usciti per seguire quello che stava accadendo oggi. Senti Italo, io direi vediamo gli allagamenti nella Marca, se sei d'accordo, se no dimmi tu quale servizio hai già pronto in scaletta, tanto diciamo, poi precisiamo di la località in cui l'abbiamo registrato. Va bene, dammi questo e poi vediamo, dai. Ok. Arriva. Un violento nubifragio si è abbattuto all'ora di pranzo sulla pedemontana trevigiana, provocando allagamenti e disagi dal Grappa fino a Vittorio Veneto. Pioggia torrenziale accompagnata in alcuni punti anche da grandine. Pochi minuti che sono bastati a saturare la rete idrica, con allagamenti di molte strade, come questa a Vittorio Veneto. Ma è nella zona di Pederobba, Cavaso e Monfumo che il nubifragio ha colpito più duramente. Questa è l'intensità di piogge grandine a Covolo di Pederobba.
Tutti i canali che scendono dal Monte Fenera e dal Monte Tomba si ingrossano, allagando ampi tratti di campagna e vigneti ed alcuni tratti di strada. Questa è la rotatoria di Pederobba, dove un'auto è rimasta bloccata dall'acqua. Nel territorio di Monfumo esonda il torrente Muson in località La Valle, ma tutti i colli della zona sono disseminati da tracimazioni sparse di torrenti e canalette di scolo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, smottamenti, ma soprattutto colate di fango e detriti dai versanti che si sono riversati su strade e hanno invaso alcune abitazioni. Questa è la scalinata della chiesa di Pederobba. Molte le chiamate di soccorso, particolarmente da Cavazzo del Tomba. Qua è pieno dappertutto, una roba impressionante. Era questo il garage? Il garage era pieno. Adesso il Isidrio tira su l'acqua. Qui sì, tutta l'acqua che correva giù, dove ci sono tutti i detriti fermi della sabbia. E qua sotto. Ha cominciato a tuonare fortissimo, ha piovuto tantissimo e a un certo punto abbiamo sentito un boato e questo boato logicamente tempestava e ha cominciato a scendere l'acqua da là, che sembrava che qualcuno la buttasse giù dalla stradina, e hanno cominciato a scendere i detriti, tutto. Abbiamo visto l'acqua entrare con la porta chiusa in casa e abbiamo detto qua c'è qualcosa che non va, e siamo usciti e c'era tutto allagato. Vere e proprie bombe d'acqua che mettono a dura prova la tenuta del territorio, e pur funzionando tutto abbastanza bene, in alcuni punti ci sono state delle situazioni critiche. Sotto osservazione alcuni corsi d'acqua nella valle che sono arrivati proprio fino al limite, e li abbiamo tenuti sotto osservazione. Come il torrente Curogna, che solo per pochi centimetri non è esondato in questo punto, minacciando le vicine abitazioni e causando comunque la momentanea chiusura della provinciale. Strade allagate ancora una volta anche a Cornuda, così la zona vicino alla stazione ferroviaria. Sì. Servizio di Francesco Ceron. Allora, Gianangelo Bellatti, come valuta, diciamo, anche quello che è stato fatto in regione? È stato fatto molto dai tempi della grande alluvione 2010, cioè bacini di laminazione, cantieri, rafforzamento degli argini, insomma tante opere, però è molto dispettoso il maltempo, colpisce dove meno te l'aspetti, no? Tu sì. È come su una barca, tappi una falla e se ne apre un'altra, no? Ma è così. Allora, queste situazioni drammatiche, perché a volte poi ci sono anche dei morti, quindi sono delle situazioni che hanno tutti gli ingredienti del dramma, non riguardano solo il Veneto, riguardano il mondo intero. Quindi la razza umana ha fatto un grande errore negli ultimi decenni, non ha rispettato l'ambiente, e questa è una conseguenza, perché il problema non è solo regionale o nazionale, è un problema mondiale. Quindi manca una vera politica per il rispetto dell'ambiente e ne stiamo tutti pagando le conseguenze. Poco fa si stava citando Venezia, io sono uno dei pochi sopravvissuti all'esodo dei residenti da Venezia, e fra l'altro, no, se lo sa bene anche il nostro conduttore, fra l'altro io vivo in una città dove minacciano che nei prossimi anni, aumentando il livello del mare, verremo inondati e non so, usciremo da casa con la mascheretta o col canotto, a seconda di quella. Per cui in realtà è una situazione drammatica e non c'è un governo mondiale vero per quanto riguarda l'ambiente. Poi ci sono però anche i problemi che si riferiscono anche alle nostre elezioni regionali, la vita di tutti i giorni, al governo del territorio. Sono state fatte alcune cose nell'ultimo periodo di tempo, ma però insieme a queste conterminazioni, questi bacini di scolo eccetera, noi abbiamo la seconda regione d'Italia per cementificazione, quindi il cemento, l'eccesso di cementificazione evidentemente fa sì che se tu mi cementifichi un sacco di torrentelli o di scoli, l'acqua entra dentro, non viene più frenata, per esempio, faccio questo piccolo esempio, non viene più frenata e assorbita dalla terra, c'è cemento, però l'acqua da qualche parte dovrà pure arrivare. Quindi noi dovremmo fare un'estrema attenzione a quella che è la politica di gestione del territorio,
Molto di più di quello che è stato fatto fino adesso. Molta più attenzione perché restiamo la seconda regione per cementificazione. Poi ho il caso di Venezia. Il caso di Venezia, se noi non avessimo scavato la laguna, noi le acque alte, ricordo che l'acqua grande del 66 è stata subito dopo la fine del canale dei petroli, famoso per l'entrata, la mano dell'uomo è stata la causa della, sicuramente la concausa, se non la causa principale, io temo la causa principale secondo molti studi, appunto di questo arrivo di acque alte costante e continuo, che è un dramma per la nostra città. La cementificazione del territorio è collegata alla mancanza di autonomia, perché avendo mancanza di tasse locali, tutto accentrato a livello nazionale, faccio fare quest'ultima, poi lascio la parola agli altri, quest'ultima riflessione. I nostri comuni, i nostri enti locali si sono trovati che per avere le entrate che mancavano per il fatto che i soldi andavano tutti altrove, hanno dovuto avere oneri di urbanizzazione, oneri di costruzione, tutte le entrate che derivano appunto dalla urbanizzazione del territorio. Quindi, anche in questo caso mancanza di governo a livello globale, ma mancanza di governo a livello locale, per cui tu non hai autonomia, non hai le tasse autonome che c'erano addirittura prima degli anni 70, anche quando c'era la dittatura c'erano le tasse locali, oggi sono tutte state cancellate dagli anni 70, dalle varie riforme, Visentini, Stammati eccetera, e ci troviamo che i comuni hanno dovuto cementificare. Ecco, questa era la piccola riflessione che grazie, no, molto, molto pertinente, interessante. Allora facciamo così, perché se no non riusciamo, non possiamo parlare solo di maltempo, perché allora dovremmo sentire meteorologi, climatologi e parlare solo di quello. Facciamo la metafora per la politica, no? Può essere, facciamo vedere cosa è successo, ma intanto parliamo delle tempeste della politica, no? Nazionale e locale, no? così ce la caviamo. Intanto sentiamo cosa ha detto oggi ai nostri microfoni l'assessore alla protezione civile della regione del Veneto, Giampaolo Bottacin, che abbiamo, credo, intervistato in questi ultimi anni centinaia di volte. Vediamo. Assessore, lei oggi qui, insomma, per questo tavolo in concerto con le forze dell'ordine, ma anche i sindaci interessati, per vedere un po' quali sono le prossime mosse, soprattutto per quanto riguarda il Bassanese e Vittorio Veneto, che sappiamo anche là, insomma, questa bomba d'acqua, questa calamità naturale si è riversata. Sì, abbiamo questi fenomeni meteo che hanno colpito nei giorni scorsi, iniziato da Auronzo di Cadore, poi Rocca Pietore e poi altri comuni, e questa mattina abbiamo avuto delle precipitazioni molto consistenti nella zona del Bassanese, a nord e a nord-est di Bassano in modo particolare, con 80 mm d'acqua in poco più di 2 ore, e quindi sono precipitazioni molto consistenti che creano parecchi problemi. E io sono passato qui adesso al centro operativo intercomunale, che raggruppa appunto un po' il punto nevralgico dove vengono prese le decisioni per il coordinamento dei soccorsi. So che i vigili del fuoco sono sul campo, abbiamo 20 organizzazioni di protezione civile che sono sul campo da questa mattina, e il presidente Zaia sta già predisponendo la richiesta di stato di emergenza a livello nazionale. Ecco, quali sono le criticità che lei intanto ha avuto modo di sentire? Beh, insomma, le immagini le avete riportate voi, quindi penso sia facilmente comprensibili le difficoltà, allagamenti di scantinati, abbiamo avuto strade interrotte, smottamenti, insomma, grandinate, ma più nella parte trevigiana, quindi insomma i danni ci sono e sono consistenti. Ovviamente adesso si cerca di ripristinare le condizioni nel più breve tempo possibile con la macchina dei soccorsi, e poi dopo ci sarà il momento della conta dei danni e dei ristori. Ecco, senta, ma al di là di questo, insomma, vediamo che sono sempre più numerosi episodi di questo genere. Non va, magari non correndo dietro le calamità, ma insomma non va ripensato un po' quello che è anche il nostro ambiente, proprio perché questi fenomeni, che di solito sono tropicali, in realtà insomma abbiamo visto che sono anche fenomeni italiani e di casa nostra. Ma guardi, io posso dire semplicemente una cosa, e non lo dico io, lo dicono persone autorevoli, come ne cito uno per tutti, il professor Luigi Del Paus, che è un luminare nel campo dell'idraulica. Da alcuni anni la regione ha messo in campo un piano di opere di difesa del suolo che mai si era visto prima, bacini di laminazione, arginature, briglie, e non è un caso se l'anno scorso i massimi esperti, anzi 2 anni fa ormai, i massimi esperti nel campo hanno dichiarato pubblicamente che se non fossero state messe in campo queste opere di prevenzione, quello che è
successo con l'uragano Vai avrebbe avuto conseguenze ben peggiori. Ricordiamoci che nel 2010 c'è stata l'alluvione che ha allagato mezzo Veneto, ci sono state 32 rotture arginali, nel 2018 nessuna rottura arginale, quindi si sta intervenendo con un mega piano di interventi, abbiamo investito più di 1 miliardo di euro di opere, ne mancano ancora 2, ma si continua su questa strada. Intervista di Angelica Montagna, che ha realizzato oggi gran parte dei servizi insieme a Mirko Cavallini, i nostri due inviati nelle zone più colpite. Allora saluto e ringrazio anche Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, presidente Ater Venezia. Buonasera Speranzon. Buonasera a voi, buonasera direttore. Senta, a proposito di tempeste, perché passiamo dalle tempeste meteorologiche a quelle politiche, come vanno le cose in vista delle elezioni con la Lega? Perché ieri abbiamo sentito Roberto Marcato della Lega dire sta finendo la pazienza, questo accordo sull'autonomia va firmato. Ma io credo che non ci saranno grossi problemi, anche perché la regione del Veneto è una regione nella quale le forze politiche del centrodestra governano da anni, non governano peraltro solo l'istituzione regionale, ma governano tantissimi comuni assieme, così come si propongono in futuro di governare l'Italia, e quindi credo che alla fine prevarrà ovviamente il buon senso e quindi si arriverà sicuramente a un accordo tra forze politiche compatibili, ma soprattutto tra forze politiche che si candidano al buon governo, che hanno sempre governato assieme bene, senza alcun tipo di problema. In questo momento mi pare che ci sia un assessore nella giunta regionale che si chiama Donazzan, e non mi pare che da parte del governatore Zaia o da parte degli alleati della Lega ci sia stato mai alcun tipo di problema nei rapporti con la nostra forza politica, e quindi ritengo che presto, insomma, di solito queste cose succedono in agosto, siamo in agosto e quindi non mi meraviglia. Certo, siamo anche alla vigilia della presentazione delle liste e quindi certo, Speriamo che nel giro di qualche ora, di qualche giorno al massimo, tutto si possa chiarire. Ecco, chiedo anche a Silvia Carpanese, che è qui per Fratelli d'Italia, insomma, questa è la linea che è stata ribadita più volte anche da altri esponenti di Fratelli d'Italia, la stessa Giorgia Meloni ha detto, però la Lega continua a insistere su questo, cioè bisogna mettere, l'ha detto ieri sera anche Federico Canella, l'assessore al turismo che era collegato con noi, ha detto qui si tratta di mettere nero su bianco un programma in cui Fratelli d'Italia si impegna a fare un patto, insomma. Certo, devo dire che comunque Giorgia Meloni, partecipando proprio a Verona alla presentazione di iniziative di Fratelli d'Italia in vista delle regionali, ha voluto ribadire assolutamente la disponibilità al presidente Zaia e l'alleanza di fatto con la Lega per il nostro territorio. Quindi da parte di Fratelli d'Italia c'è la volontà di mantenere e di sviluppare un accordo di coalizione, tanto più che è stato condiviso anche nei programmi sia a livello nazionale, che a maggior ragione vorremmo poterlo condividere anche a livello regionale. E del resto io stessa parlo per me e mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, ho votato per l'autonomia del Veneto perché ritengo che le risorse debbano anche essere reinvestite un loco. Del resto circa il 98% dei cittadini veneti ha votato per il referendum dell'autonomia che è stato presentato a livello nazionale. Pertanto io credo che, come è stato detto da Speranzon, saranno pochi giorni per poter stabilire questo accordo e credo che Fratelli d'Italia si impegnerà fino alla fine per rispettare l'accordo di coalizione che sottoscriverà il patto per il Veneto. Onorevole Camani stava dicendo? No, vabbè, su questa sceneggiata dell'autonomia per avere i posti in consiglio lascio, siccome ogni coalizione ha le sue difficoltà, non commento. No, io direttore, intanto grazie scelta, per l'invito. È una visione. Sì, certo, comunque, infatti è proprio per questo. Comunque sono fatti, diciamo, della coalizione che non mi appartiene, quindi le rispetto come diverse da me. Ma non era questo il tema, direttore, su cui le vorrei chiedere di intervenire, perché io sono realmente basita di ciò che ho sentito fin qua in riferimento alle
calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio in queste ore. Sì. Cioè, tra il collega che mi dice pazienza, i veneti porteranno pazienza e si rialzeranno, non c'è problema, e l'altro ospite che addirittura dice serve più autonomia, come se l'autonomia ci salvasse dalle calamità naturali, senza che nessuno si ponga il problema di capire cosa sta accadendo in questa regione e perché accade esattamente sempre in Veneto. Usciamo dalla narrazione che vuole che, cioè quando finisco io parlerà lei, usciamo dalla narrazione per cui la regione del Veneto ha fatto ciò che doveva fare per affrontare le azioni di mitigazione rispetto ai fattori estremi di natura atmosferica che i cambiamenti climatici che sono dovuti all'inquinamento produrranno sempre più frequentemente sul nostro territorio. Perché nel 2010, con l'alluvione del 2010, con le nostre città che sono state sommerse, il governo ha nominato un commissario straordinario, altro che autonomia. Il commissario straordinario ha soldi e potere. E a questo commissario straordinario il governo ha dato 3 miliardi nel 2010, 10 anni fa. Di questi 3 miliardi, il commissario straordinario, che si chiama Luca Zaia, in 10 anni ne ha speso uno. Lo ha detto prima l'assessore Bottacin. Per me, un commissario straordinario, con i poteri straordinari, che ha 3 miliardi da spendere e che in 10 anni ne spende uno, perché tre quarti delle opere, dei bacini di laminazione, degli interventi che erano previsti nel 2010 non sono stati realizzati, non sono stati realizzati. Basta raccontare palle. Le palle le raccontate durante le conferenze stampa che fate in tele, in mondovisione, senza contraddittorio. Adesso è iniziata la campagna elettorale e anche noi possiamo raccontare la verità. Dal 2010 ad oggi la regione è mancata completamente nelle politiche di mitigazione per gli effetti dei cambiamenti climatici. Uno, la regione del Veneto è la prima, non seconda, la prima regione in Italia per consumo di suolo. Oltre il 12% del suolo veneto è occupato da capannoni che ormai sono vuoti, contro il 7,7% che è la media nazionale. Il combinato disposto di questi due fattori, incapacità di investire le risorse per proteggere l'ambiente e consumo smoderato del suolo, produce gli effetti che noi vediamo ormai decine di volte all'anno nella nostra regione. Questa cosa o la assumiamo come realtà. Adesso vengo giù di bastono e non andiamo a Gardaland. Non so chi, non so chi stia parlando. C'era una voce fuori campo. Vengo giù di bastono. Non so se aveva, ce l'aveva con gli ospiti. Speranzone, era lei? No, se no, guardi, io non ho, non ho paura. Ho le bambine che domani. Fascisti? Ho le bambine che vogliono andare a Gardaland domani. Però stanno facendo un sacco di casino. Allora. Vabbè. Hanno ragione le bambine ad andare a Gardaland. E quindi concludo. Io penso che o noi oggi ci poniamo realmente il problema, e quando vediamo quelle immagini, chi ha delle responsabilità politiche si assume quelle responsabilità, non si gira dall'altra parte, non continua a dire che il problema sta da un'altra parte, perché è inutile ogni volta che c'è un problema sventolare la bandierina dell'autonomia, salvo poi subito un secondo dopo chiedere lo stato d'emergenza, cioè soldi e aiuto e tutele allo Stato. È una narrazione questa che francamente viene smentita dai fatti, perché una volta al mese accadono queste cose. Allora, prendiamoci cura del nostro territorio, cambiamo ciò che sta accadendo nel Veneto in questi ultimi 25 anni e smettiamola di prendere in giro i veneti dicendo che sono cose che accadono, peccato, tanto ci rimbocchiamo le maniche, perché i veneti sono stanchi, perché sotto quelle acque là, sotto quei torrenti di fango c'è la vita delle persone, e non è che se mi indennizzi è come se non fosse successo niente, perché quando perdo pezzi della mia vita sotto il fango li ho persi, e la politica deve rispondere e deve assumersi le proprie responsabilità. Allora, sentiamo, a me pare che questa cosa manchi. Camani, sentiamo Speranzo, poi torniamo qui in studio sulla, diciamo, la gestione
del maltempo da parte della regione, lei come la vede? È molto negativa la Camani, probabilmente magari avremo qualche intervento da parte di qualche consigliere o assessore se vorranno replicare. Prego Speranzoni. Ma guardi, mi pare che quello che sta succedendo nel Veneto succeda non solo nella nostra regione, ma purtroppo succeda, come ha detto anche Gianangelo Bellati prima, in tante parti d'Italia, d'Europa, del mondo. Sappiamo bene quello che succede per i cambiamenti climatici e sappiamo anche che sicuramente si può e si deve fare di più per migliorare il nostro territorio e per metterlo in sicurezza, però i danni che sono stati fatti in passato sono determinati anche da tante amministrazioni che nel corso dei decenni si sono alternate a livello locale. In tanti comuni sono stati fatti dei piani regolatori che hanno previsto un'eccessiva urbanizzazione, troppa cementificazione, hanno impermeabilizzato troppo. Siamo la regione del piano casa, scusi, non sì. I comuni, il piano casa l'ha fatto la regione. Scusi, guardi che, ma mi scusi, siccome io appartengo a un comune anche che è quello di Venezia, dove non ha amministrato per decenni e centinaia di anni il centrodestra, ma solo da pochi anni, e prima invece per tempo immemore è stato amministrato da esponenti del Partito Democratico, del suo partito, che non hanno brillato sempre, voglio dire, per la verità che portavano, così come mi pregio di ricordare che insomma il leader del suo partito in mille occasioni ha perso la faccia perché ha dichiarato esattamente l'opposto di quello che ha fatto e ha fatto l'opposto esatto di quello che ha dichiarato. E quindi diciamo, se c'è qualcuno che vuole fare il sepolcro imbiancato, ma dai, subito. Ma per esempio, sì. Quando gridava, quando dice, magari rappresenta che lei è una dirigente del Partito Democratico. Certo. Sì, benissimo. Allora, magari è rappresenta quell'assemblea nazionale del Partito Democratico nella quale il suo segretario, il suo leader, tale Zingaretti, diceva a lei che mai e poi mai con i 5 Stelle noi governeremo, mai. Guardi, lo spiega a Salvini, governeremo con 5 Stelle, mai governeremo con 5 Stelle. Allora, vede, lei ha un leader che lei riconosce. Ma lei perché mi interrompe? Scusi, è nervosa? No, ho capito, io l'ho interrotta quando stava a parlare. Prego, vado avanti che poi dobbiamo tornare in studio. Grazie, prego, vada, scusi. No, dicevo appunto che quindi, insomma, noi abbiamo avuto fior fiore di sindaci di sinistra praticamente per tantissimi anni che hanno speso i soldi non tanto per mettere in sicurezza la città e l'entroterra e la città, ma li hanno spesi magari per fare opere come il ponte di Calatrava, dove sono stati spesi 20 milioni di euro, oppure centinaia di milioni di euro per fare il tram di Mestre, oppure hanno speso milioni di euro per fare i campi nomadi. Insomma, hanno speso i soldi pubblici scegliendo delle priorità diverse rispetto alla messa in sicurezza dal punto di vista idrologico della città, idrogeologico della città. Non a caso nel 2009 e nel 2011 sono state due alluvioni che hanno messo Mestre e tutta la terraferma in ginocchio, e successivamente a quelle alluvioni, grazie anche alle risorse che ha messo a disposizione la Regione, si sono potuti fare tutta una serie di interventi di messa in sicurezza che speriamo possano, non dico essere sufficienti, ma contenere i danni nel momento in cui dovessero verificarsi situazioni come quelle che abbiamo sentito descrivere dall'assessore Bottacin riferite a quello che è accaduto a Bassano poche ore fa. Bene, allora vediamo una testimonianza, ancora la titolare di un negozio di antiquariato che ovviamente esprime tutta la sua amarezza, sentiamo. Questa è una sala esposizione di mobili antichi, qui c'è la vita di mio padre. Mio padre, quando è passato la camionetta dei pompieri, era qua, è mezzo paralizzato, è andato a finire in mezzo ai mobili. E adesso ci stanno aiutando due persone perché l'ho chiesto. Sono due persone anziane,
E adesso? Secondo me non serve un'intervista. Se volete entrare, guardate. Entrate pure, non è violazione. Entrate. Questo è tutta una vita, ci sono i sacrifici di suo padre e di mio padre. Ok? Basta, non aggiungo altro. Sono andati distrutti. Ma veda lei, sono mobili, antichi, sono spugne. Ecco. Poi per la riviera del Brenta, ai tempi del tornado, avevate portato un assegnone, no? La popolazione colpita, sì, no? 50 Jacopo Berti, euro, lei. Ma anche persone, cioè anche i nostri portavoce sono andati proprio in prima persona ad aiutare nei primissimi giorni dell'emergenza, perché avevamo l'amministrazione Amira ancora all'epoca e l'epoca assessore, c'era il vice Maniero sindaco, la Orietta Vanin in prima persona per giorni e giorni, fin dai primi giorni ad aiutare la popolazione, anche perché anche lei ha avuto danni per dissesto idrogeologico. No, anche a me il pensiero, vedendo quelle immagini, è ricondotto, sì, da una parte. Per carità, abbiamo un clima in trasformazione e abbiamo degli acquazzoni tropicali molto frequenti che prima non conoscevamo, che sono degli acquazzoni, vorrei dire, non sono delle bombe, perché il termine bomba è qualcosa che evoca e subito spaventa e quindi viene utilizzato perché è così un po' sensazionale, ma non ha nulla a che vedere. No, però e sinceramente, colpiscono chirurgicamente. Sì, no? Cioè, ho capito, arrivano, però insomma l'italiano è una lingua bellissima, io proprio questi termini bomba d'acqua. Una cosa che non mi piace proprio. Perché sì, da una parte mette allarme, ma in realtà l'allarme del fatto di avere temporali tropicali appunto deriva dal fatto che abbiamo consumato il suolo. Cioè noi, le persone che anche che ascoltano devono cominciare a collegare fenomeni apparentemente distanti. Quando si parla di costruire, quando si parla di consumo del suolo, di cemento, di costruzioni a danno di terreni agricoli, significa che un domani, quando ci saranno gli acquazzoni tropicali, ci saranno problemi di questo tipo, che purtroppo a volte degenerano anche in tragedie. Ma bisogna cominciare a fare questi collegamenti causa-effetto, che invece non vengono fatti, perché anzi, no, magari arriva il gruppo ambientalista che si muove contro i nuovi magazzini di Amazon su Casale Sulsile, oppure a Venezia per esempio si vuole costruire sul quadrante di Tessera, che sono terreni agricoli, è tutto verde, si vuole costruire, quando si dice no, cioè si viene tacciati di ambientalisti estremi che non vogliono il progresso, che vogliono tornare al Medioevo, con i carri, senza l'elettricità. Invece non è così, cioè, le persone che difendono l'ambiente lo fanno perché anche difendere la sicurezza di tutti noi, quindi bisogna cominciare, ma non solo i politici, a partire da chi ci ascolta. Quando si costruisce lo si fa a detrimento del suolo, ci si mette del suolo agricolo, ci si mette in condizioni di pericolosità. Questa è una cosa che bisogna capire. Dopodiché consumo di suolo è stato fatto da tutti, io condivido totalmente il ragionamento fatto dalla deputata Carmani. Cioè, però purtroppo anche il PD a Venezia ha progetti ancora di costruzione su quei fazzoletti agricoli che ci sono rimasti, magari se può fare qualcosa per impedirlo, io le sarei veramente grata, perché abbiamo i terreni di Tessera vicino all'aeroporto che sono agricoli e sia Brugnaro che il PD hanno intenzione di costruirci e noi siamo, come Movimento 5 Stelle, fortemente preoccupati per il rischio di dissesto idrogeologico. Quindi veramente le faccio, se potesse intervenire in questo senso, per noi sarebbe una cosa veramente importante. Però io lo dico soprattutto a chi ci ascolta, smettiamola di guardare gli ambientalisti come quattro fanatici terrapiattisti, perché un certo tipo di politica oggi è fondamentale e ne va del nostro futuro. Ecco, abbiamo in linea l'assessore Giampaolo Bottacini. Buonasera assessore, sono Baccialli. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per averci chiamato. Ha seguito questa prima parte del nostro programma. Insomma, abbiamo dato conto di quanto è successo oggi, soprattutto nell'Alto Vicentino, e poi si discuteva su quello che è stato fatto e non è stato fatto per
difendere il territorio? Ma guardi, io francamente sono appena arrivato a casa, adesso sono ancora pieno di fango e quindi adesso pensavo di farmi una doccia, francamente. Certo. No, mi stanno arrivando continuamente messaggi che ci sarebbe una parlamentare del PD, non mi hanno detto chi, che ha dichiarato che Zai avrebbe ricevuto 3 miliardi di euro, ne spesi uno o qualcosa del genere. Ha detto che ne è stato speso uno, diciamo, ha detto. Sì, ma allora, intanto non abbiamo mai ricevuto 3 miliardi, li abbiamo chiesti, questo è vero, è stato definito il piano, poi è stato battezzato Casarin dal Paos, in realtà occupa 3 miliardi e 2. E, dopo l'alluvione del 2010 non ci hanno dato 3 miliardi, neanche uno per la verità, ci hanno dato 480 milioni. Noi ne abbiamo spesi 480, tutti quelli che ci ha dato lo Stato, in più ne abbiamo aggiunti altri quasi 400 di fondi regionali, per un totale di 866 milioni per la precisione. In più l'anno scorso abbiamo speso tutti i soldi che ci sono stati dati dopo l'emergenza Vaia, anzi siamo andati in overbooking, basta chiederlo ai sindaci, lo sanno perfettamente, sono 208 i sindaci, non uno, e anche alcuni del PD. Scrivi in collegamento. Sentita questa cosa qua. Invito il parlamentare. In collegamento, assessore Bottacini. Oggi sono stato nel Vicentino e ho visto tanta gente nel fango scavare, tirarsi sulle maniche, anziché andare in televisione e sputare veleno su chi ha fatto, chi non ha fatto. Io so quello che ha fatto. Ma per favore, ma chi sputa veleno? Se uno dice quello che pensa, sputa veleno. Se hanno funzionato, non lo dice il sottoscritto, ma lo hanno detto autorevoli esponenti tecnici. Cito uno per tutti, il professor Luigi Del Paos, che non è mai stato tenero con la pubblica amministrazione, che dopo l'emergenza Vaia ha dichiarato pubblicamente, se la regione non avesse fatto tutte le opere che sono state fatte in questi anni, oggi, disse dopo Vaia, pagheremo uno scotto di decine e decine di vittime. E questo è il dato oggettivo. Allora, se qualcuno pensa di sparare contro la regione su questo tema, sì, è totalmente fuori strada. Dopo Vaia abbiamo avuto il presidente Mattarella che è venuto in Veneto il 12 marzo 2019, ha detto il Veneto ha dato una visione di protezione civile anche in termini di prevenzione. Quindi, adesso, tutti i messaggi che mi arrivano dagli ascoltatori mi hanno un po' così deluso, depresso, perché dopo una giornata in mezzo al fango, io, lei lo sa, perché voi di Rete Veneto, Antenna 3, insomma, delle vostre emittenti, anche Telenordest, insomma, ci seguite sul campo sempre, sapete che io sono sempre in prima linea. Di solito antepongo il fare, cercare di fare, stare vicino alla gente, andando sul fango, rendendomi conto di persona, di quello che trovo, piuttosto che far critiche strumentali su cose che fra l'altro neanche conosco. Per cui, guardi, io mi limito a dire questo, insomma, quello che ho visto oggi sono stati danni rilevanti. In modo particolare, sottolineo in modo particolare, non me ne vogliano gli altri cittadini, gli altri amministratori, ma quello che ho visto a Solagna è la situazione peggiore, anche se anche, ripeto, altri comuni hanno avuto danni rilevantissimi e il presidente Zaia ha già fatto la richiesta di stato di emergenza. Mi auguro che i parlamentari del PD, anziché dire quello che hanno detto, si interessino col governo affinché il governo decreti subito lo stato di emergenza e ci metta i soldi, così come fece il governo giallo-verde dopo Vaia, che ci ha messo 1 miliardo di euro, ripeto, più di metà li abbiamo già spesi e gli altri sono nell'annualità 2021, se no li avremmo spesi anche quelli. Per cui io mi auguro appunto che i parlamentari della maggioranza diano una risposta in questi termini, anziché andare nelle TV a criticare la regione. Insomma, noi i soldi sappiamo come spenderli, noi regione, che quando li spendiamo coinvolgiamo i sindaci e lo sanno perfettamente. Quindi noi ci siamo, noi siamo pronti, se lo Stato ci dà una mano, come dovrebbe essere per norma di legge, siamo qua. Assessore, rispetto a chi sostiene, molti dei vostri avversari sostengono che sul dissesto idrogeologico non è stato fatto abbastanza in questi anni, lei cosa risponde?
Ma io rispondo che 1,5 miliardi di euro investiti in 5 anni, vorrei vedere quale regione lo ha fatto. Questo è il dato esigio. E ripeto, cito la frase del professor Luigi Del Paos, cioè uno, ripeto, che non è mai stato tenero con le pubbliche amministrazioni e che ha sempre criticato le amministrazioni che facevano troppo poco. Ha detto chiaramente, con l'amministrazione Zaia c'è stato un cambio di rotta, adesso ci sono i lavori che stanno andando avanti. Noi oggi in Veneto, lo dico in modo che così, se questi parlamentari e avversari vogliono, vengano con me, li invito a vedere i cantieri. Ne abbiamo 1.466 di cantieri aperti. È che questi cantieri vengono fatti in posti poco visibili, lungo i corsi d'acqua, a monte dei centri abitati, cioè non è che li vedi passando in macchina, no? Ecco, noi questo stiamo facendo, non paga in termini elettorali, tant'è che addirittura i politici non sanno che li stanno facendo, che è scandaloso, però i cittadini lo sanno che vengono fatti perché li vedono. Io ho tanta gente che mi telefona, che mi ringrazia, che mi dice finalmente avete sistemato la briglia sopra casa mia, avete sistemato l'argine di fianco a casa mia, alcuni mi dicono ho l'argine da sistemare, spero che arriviate anche qua, arriviamo dappertutto. Ovviamente se, ripeto, a quei 3 miliardi e 2 che noi ne abbiamo speso uno perché ce ne hanno dato uno, se ci arrivassero gli altri due noi li spendiamo in tempo. Ecco, abbiamo i cassetti pieni di progetti. Assessore, facciamo interloquire un attimo l'onorevole Camani che di questo stava parlando prima, nella prima parte della trasmissione. Onorevole, se vuole tornare sul punto. Ma io continuo ad essere, dopo le parole dell'assessore, sempre più preoccupata. Intanto perché trovo allucinante che senta in dovere di intervenire, lo ringrazio per l'attenzione che mi dedica, ma credo sia normale e anche fisiologico, sa, che chi la pensa diversamente da lei e che ha una lettura diversa della realtà rispetto a quella che da lei, peraltro nel mio caso corroborata da delle immagini drammatiche che io vedo, possa esprimersi liberamente. Io sto dicendo quello che vedo e come la penso, non sto sputando veleno, come dice lei. Lei torna dal fango perché è il suo lavoro, quando dovesse mai essere il mio farei la stessa identica cosa, quindi non è che stiamo parlando con l'eroe. Allora sto dicendo quello che io e tutti i cittadini veneti vedono negli ultimi anni, e cioè che i fattori climatici estremi sono fortemente aumentati, e sono fortemente aumentati perché nessuno, neppure la Regione Veneto, ha fatto e sta facendo politiche che contrastino l'inquinamento atmosferico, perché non parliamo dei livelli di PM10 delle città del Veneto che sforano continuamente record Italia. Non diciamo degli incentivi zero che la Regione ha messo per la conversione sostenibile e green del nostro sistema produttivo. Quindi il cambiamento climatico esiste, sebbene qualcuno nella della destra continui a negarlo. Servono perlomeno azioni di mitigazione. Vabbè. Se le immagini che continuiamo a vedere sono sempre quelle, vuol dire che quello che è stato fatto non è abbastanza. E chi lo dice non sputa veleno, racconta la verità che i veneti misurano ogni giorno. Allora, replica dell'assessore Bottacin, poi torniamo in studio. Guardi, ho sentito pochissimo, ho sentito dire, però purtroppo il telefono, ho sentito dire che quello che è stato fatto non è abbastanza. Sì. Può essere, infatti abbiamo un piano a 3 miliardi e 2, ne abbiamo speso uno e qualcosa, quindi mancano ancora 2 miliardi. Soldi. Appena il governo del PD ci darà questo, il governo. Ma detto questo, noi il governo deve metterli, ma se ha sette, ma la regione, è un problema, ma la tutela ambientale, come l'Emilia Romagna o il Piemonte, no? Piemonte, l'Emilia Romagna è in mano alla sinistra. Però dico una cosa e chiudo: 1966, oltre 100 morti in Veneto, ok? Oltre 100 morti in Veneto. 2018, 3 morti con Baia. Ma cosa c'entra? Ma sono 3 morti, non è zero, 3 morti. Prego. Sento una voce sotto. Comunque, oltre 100 morti, 3 morti. Con Baia ha piovuto di più del 66 e c'è stato anche il vento. Quindi qualcosa evidentemente è stato fatto. Altro esempio, 2010, 32 rotture arginali, 2018, 0 rotture arginali. I numeri parlano da soli, se poi uno vuole arrampicarsi sugli specchi faccia pure. Beh. Comunque io sono abituato a lavorare a testa bassa e andare in mezzo al fango. Se domani vuol venire con me l'onorevole l'aspetto, non c'è nessun problema. Va bene, vi seguiremo con le telecamere eventualmente. Grazie assessore, grazie molte, arrivederci.
Allora, Stefano Artuso, chiudiamo il giro, purtroppo ci si mette a volte molto tempo quando ci sono queste situazioni. No, io la ringrazio, faccio riferimento che se abbiamo sentito tante volte l'assessore alla protezione civile è perché siamo stati in situazione di emergenza. E se siamo stati in situazione di emergenza dobbiamo chiederci se è un caso, se è una fatalità, oppure se in qualche modo questa emergenza si può prevenire. Io credo che questa emergenza si possa prevenire. Poi ci sono gli eventi accidentali che evidentemente superano quello che può essere la normalità dei casi. Ma si può prevenire perché abbiamo sentito parlare sempre dei bacini di laminazione, ma non abbiamo sentito parlare della cementificazione. Lo hanno ricordato prima i colleghi qui presenti, siamo la prima regione per consumo di suolo e rispetto alla Lombardia abbiamo consumato un 5% di suolo in più in un anno. È evidente che qualcosa non torna, perché dobbiamo unire questo dato al dato sul riscaldamento climatico. Pianura Padana, siamo al centro del surriscaldamento climatico, ma non abbiamo fatto nessuna azione perché questo problema venga mitigato. D'altronde abbiamo un'economia e un trasporto qui in Veneto basato su gomma. Quanta strada in più abbiamo fatto sui chilometri? Non l'abbiamo fatta. E questo fa capire come dal lato dell'inquinamento si sia fatto ben poco. Quindi abbiamo questi due fattori, cementificazione dall'altro e inquinamento atmosferico, che sono strettamente connessi, che evidentemente quando incontrano questi eventi che sono sempre meno eccezionali e sempre più usuali, generano un qualche cosa che è problematico. E quindi bene gli investimenti sui bacini di eliminazione, ma evidentemente dobbiamo lavorare anche su uno sviluppo strategico del territorio, che non significa non costruire, che non significa non progettare, ma significa farlo nell'ottica di avere un quadro d'insieme. Se io ho dei capannoni vuoti, farò un incentivo per risistemarli quei capannoni. Se io ho delle case disabitate, lavorerò per incentivare la ristrutturazione di quelle case. E d'altronde, nell'ottica del governo, l'ecobonus, il 110% inserito nel decreto rilancio, va in quella situazione. Cioè va nella direzione di sistemare quello che già esiste e di non di costruire qualche cosa di nuovo. Quindi noi dobbiamo ragionare anche a livello regionale in questa ottica. Dobbiamo potenziare i trasporti alternativi, perché questo fa sì che diminuiscano le emissioni di anidride carbonica e si abbassi, per quanto può fare la regione, perché guardate, è chiaro che è un fenomeno globale. D'altronde i Fridays for Future di cui parlavamo a fine 2019 era un movimento globale, non era un movimento regionale. Ma questo fa capire che è un problema più ampio, ma ognuno deve fare la propria parte. Il Veneto può e deve fare molto di più. Quindi va bene la gestione dell'emergenza, va bene i veneti che si rimboccano le maniche, però dobbiamo pensarci anche un po' prima. Meno cementificazione e più sviluppo del territorio sostenibile. Allora, vediamo il sindaco di Pove e poi torniamo in studio con Gian Antonio Bellatti. Prego. E siamo qui sul luogo dell'emergenza con il sindaco di Pove. Sindaco, ci faccia un breve quadro della situazione aggiornata a questo momento. Allora, dopo la bomba d'acqua di questa notte, quindi tutti i torrentini che improvvisamente si sono formati in montagna per poi riversarsi nelle case e nelle strade del paese, al momento non piove e tutte le squadre sono al lavoro per cercare di tamponare, insomma, l'emergenza, anche se i danni sono veramente grossi. Ecco, qui abbiamo visto la situazione, abbiamo raccolto le testimonianze qua in centro, ma zona di montagna, insomma, spostandoci da qui, qual è la realtà? La realtà è che abbiamo praticamente detriti di tutti i tipi che vengono giù dalle montagne e dalle valli e che si sono riversati soprattutto nella parte nord e est del paese, quindi quella sotto alla montagna, e hanno chiuso le strade, hanno bloccato le strade e hanno riempito le cantine e le taverne. So che è partito, diciamo, un appello a volontari e persone che, insomma, con badile, con pale, vogliono e sono chiamate a dare una mano per far rientrare l'allarme e rimettere in sicurezza il manto stradale. Come hanno risposto? Sì, ci siamo mossi in due modi, con due canali. Uno è quello ufficiale, quindi protezione civile nostra, di Pove del Grappa, protezione civile provinciale e regionale, che hanno attivato il COM, quindi sono loro al momento la regia. Parallelamente abbiamo chiesto aiuto a tutti quelli che avessero guanti, badile e stivali per riuscire, insomma, ad arginare questo che io ritengo un disastro, che non ho mai visto nulla di simile. A memoria d'uomo non si era mai ricordato. Ecco, è difficile adesso perché siamo ancora in piena emergenza, ma una stima approssimativa dei danni, quanto caos, quanti danni ha creato questa bomba d'acqua e questo fiume di fango?
A livello economico non ho assolutamente un'idea, perché mi stanno arrivando telefonate da case ancora allagate che non sapevamo fossero in queste situazioni, quindi man mano stiamo aggiornando, però sono parecchio alti, perché oltre ad avere diciamo intasato con delle tinte le strade, quindi dopo aver sperando velocemente ripulito le strade, ora i danni sono le macchine nei garage, tutte le taverne allagate, tutte le cantine, quindi non abbiamo assolutamente un'idea di danni, che però sono sicuramente tanti. Servizio di Mirko Cavallin, grande esplosione a Beirut, stanno dando tutte le televisioni le immagini, sembra un'esplosione atomica, guardate nel porto di Beirut, la prima esplosione, poi questo enorme fungo che si è elevato in cielo, ci sono decine di morti e centinaia di feriti, pare non si tratti di terrorismo ma di una della più grossa fabbrica di fuochi artificiali che è lì sul porto di Beirut. Allora, torniamo a noi, al maltempo che vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando, e poi anche le bufere della politica. Piero Dalla Libera. Sì, grazie direttore. No, volevo un attimino rispondere all'intervento che ha fatto l'amico del PD, per dire che proprio quello che lui diceva di fare, la Regione lo ha già fatto. Abbiamo approvato proprio lo scorso anno la legge sul consumo di suolo, sulla limitazione del consumo di suolo, che prevede appunto di costruire in determinati modi, soprattutto sul recupero dell'esistente, sul recupero dei capannoni in disuso, la possibilità di spostare le costruzioni nelle zone in cui già ci sono le costruzioni per realizzare, per andare a ristrutturare l'esistente, con l'obiettivo di arrivare a consumo zero del suolo nel 2050. Quindi la legge, la Regione l'anno scorso l'ha già fatta, l'è stata anche inviata ai comuni, che adesso dovranno in pratica rispettarla, modificando anche i loro piani regolatori, il PAT, il piano di assetto del territorio. Abbiamo poi approvato quest'anno il piano dei trasporti, che punta per il 70% sul trasporto su rotaia al posto del trasporto su gomma. Quindi il futuro progettato dalla Regione Veneto e anche normato dalla Regione Veneto va in questa direzione. Poi mi sento di essere molto solidale con l'assessore Bottacin, che voglio dire è lì che sta lavorando nel fango, e chiaramente penso che non gli faccia piacere ricevere così gratuitamente ulteriore fango nelle discussioni che noi facciamo in queste serate. Anche perché di questi 3 miliardi è vero che noi abbiamo un piano in Regione, come ha detto l'assessore Bottacin, di 3 miliardi e qualcosa, di cui soltanto 1 miliardo è stato speso, ma dallo Stato non è arrivato nulla, e l'assessore Bottacin lo ha confermato. Quindi che arrivino questi soldi dallo Stato, ecco perché l'autonomia sarebbe indispensabile, direttore. Sarebbe indispensabile perché avremo i soldi nostri per porre rimedio, fare prevenzione, senza aspettare che i soldi nostri che sono andati a Roma possano tornare per fare quei lavori che sono necessari e che poi Roma non ci dà. Silvia Carpanese. Parte è stato detto di quello che volevo anch'io dire, cioè che nel nuovo patto territoriale è stato inserito anche il piano di riqualificazione ambientale da parte della Regione, quindi con una estensione anche proprio all'impatto ambientale. Sicuramente il consumo del suolo è un dato che non dobbiamo trascurare, e generato anche dall'inquinamento delle falde acquifere e sicuramente anche dall'inquinamento atmosferico, per cui sicuramente bisogna rivedere a livello nazionale quelle che sono le politiche di investimento a tutela dell'ambiente. Però volevo ricordare alla signora parlamentare del PD che quando pochi anni fa sono state smantellate le nostre montagne con danni enormi per quanto riguarda le nostre foreste,
Nessuno è intervenuto a dare una mano alla nostra regione, quando invece con il terremoto ad esempio dell'Aquila e altre calamità gravissime a livello nazionale c'è stato comunque un intervento significativo da parte dello Stato. Si riferisce alla tempesta Vaia? Cioè esattamente, ai quindi che hanno ancora adesso la regione con le proprie risorse sta ripopolando le nostre montagne con i fondi privati, con i contributi degli stessi cittadini delle nostre montagne, con un fondo di rotazione regionale. Poi è stato utilizzato anche una parte del FESR e di Interreg, che sono i fondi europei per la riqualificazione appunto delle manti ambientali e delle montagne, che ci ha permesso di recuperare parte appunto degli alberi e dei nostri suoli danneggiati, ma lo Stato in quel momento non ha dato alcun contributo reale. Il Veneto da solo sta ripopolando i boschi, questo bisogna comunque ricordarlo. Tenevo a precisarlo. Allora, vediamo un'altra testimonianza. Il sindaco di Solagna, Italo, grazie, se potete mandare lui, e poi vedremo altri sindaci, altri cittadini. Vediamo. Stefano Bertoncello, sindaco di Solagna, ebbene insomma il disastro qui. Assolutamente un disastro, inatteso tra l'altro, perché come dicevo stavamo già questa notte abbiamo avuto una piccola bomba d'acqua e eravamo con la protezione civile stamattina per vedere quelli che erano stati un po' i danni di questa notte. Quando c'è successo quello che è successo, nel giro di poco tempo si è abbattuta pioggia, grandine a livelli incredibili, e le nostre strade si sono trasformate assolutamente in fiumi. Fiumi di fango. Da quante chiamate dei cittadini? Mamma mia, se ti faccio vedere il telefono, centinaia penso, a un certo punto non sapevo a chi rispondere. Ecco, però dicevamo ci sono delle zone maggiormente colpite. Ci sono le zone abitate, tra l'altro, perché lì è dove l'acqua si incanala e quindi non riuscendo a scorrere da altre parti corre per le vie, e quindi la zona del centro storico dove c'è la trattoria da Doro, per dire, tutta la discesa, il pavè, che per fortuna porta verso il Brenta, quindi lì scarica, però nel frattempo porta via tutto quello che c'è, porta via la parte alta del paese, questo sottopasso, come vedete, tutti gli altri sottopassi completamente allagati, quindi direi che un po' a 360 gradi nel paese tutti hanno avuto i loro danni, insomma. Una cosa tra l'altro che ci hanno segnalato un po' tutti raccogliendo le testimonianze è il fatto di quanto è stato veloce questa cosa. È stata veramente una cosa improvvisa. Noi, ripeto, io ero in comune che stavo organizzando un po' per quello che era successo stanotte, ha cominciato a piovere, diciamo speriamo vabbè che sia solo una pioggerina, nel giro di 10 minuti è successo finimondo. Sappiamo che ci sono delle famiglie che non potranno dormire nella loro abitazione oggi. Sì, sono andato a visitare delle famiglie giù alla Contrada Torre, che è all'inizio del paese, che sono state completamente sommerse. Ci sono delle case con circa 30-40 centimetri di fango e pietre, anche in certi casi, le corti delle case completamente invase dalle pietre, e quindi dovremo oggi andare a cominciare a ripulire anche lì, e presumo che stasera non riusciranno a dormire nelle loro case, ma in qualche maniera li ospiteremo da qualche altra parte, non c'è problema. Intervista di Angelica Montagna. Allora, Gianangelo Bellati, molti imprenditori dicono, è vero, è anche vero che questo territorio è stato cementificato in gran parte anche per in modo speculativo, però dicono anche se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto creando imprese, capannoni eccetera, la famosa locomotiva del Nord-Est non sarebbe partita, no? Ma allora, è sicuramente vero, io mi ricordo da ragazzino, gli anni sono passati, noi eravamo un territorio prettamente agricolo, no? Quindi il miracolo dello sviluppo del Nord-Est, di cui se ne è parlato in tutto il mondo peraltro, questo sviluppo enorme delle piccole e micro imprese, ha avuto come conseguenza evidentemente che c'è stata una crescita, e quindi giusto quello che dicono alcuni imprenditori. Il problema qual è però? Che questa crescita c'è stata, questa crescita è stata anche molto turbolenta, velocissima, ci ha portato tanti soldi, tanta ricchezza. Arriva il momento però in cui purtroppo abbiamo visto la crisi economica del 2007, 2008, 2009, adesso quella di Covid, abbiamo un limite. Io sono perfettamente d'accordo su quello che diceva poco fa Elena La Rocca dei 5 Stelle, che le politiche ambientali devono essere assolutamente migliorate, per cui mi fa piacere che la regione si stia dando da fare, ma non è sufficiente. Prima forse non mi ero spiegato molto bene, ci vogliono delle linee direttive molto severe a livello globale, poi ci vuole la capacità dell'autonomia di gestire i problemi a casa
delle singole regioni, delle singole anche realtà locali, territoriali, perché vorrei fare anche un piccolo esempio che può essere un esempio molto concreto. Quando ci sono problemi di disastri dovuti alla neve, piuttosto che lavaglia, piuttosto che tutte le cose che noi vediamo sotto gli occhi, le regioni confinanti a noi hanno mezzi che noi ci sogniamo. Hanno la possibilità di spostare la neve con meglio, ogni tanto sono anche molto generosi perché so, mi dicono che ci danno a disposizione il loro spazzaneve perché i nostri non sono in grado di fare certi lavori quando la nevicata è eccezionale. Ma lo stesso per Vaia, gli strumenti che hanno a disposizione loro sono tecnologicamente molto più avanzati dei nostri. Ma perché? Perché l'autonomia non è dire... E qua mi dà fastidio, ah, ma perché governa Zaia piuttosto che governa Zingaretti. È un sistema di governo. Noi della lista Rubinato per le autonomie, Simonetta Rubinato per le autonomie, vogliamo semplicemente trasferire delle responsabilità a livello locale. Non vogliamo che dobbiamo ogni volta andare a domandare aiuto, cose. I soldi li generiamo, i soldi devono essere gestiti responsabilmente, bisogna dare i soldi alle altre regioni per solidarietà, ma la parte essenziale per la gestione del territorio, che serve anche a tutto il paese, perché se va in crisi una regione importante come il Veneto va in crisi tutta l'Italia, devono essere in qualche modo gestiti dal territorio. Non bisogna avere la babysitter, in questo caso è lo Stato, che ti va a dire che cosa devi fare, perché sarebbe anche molto offensivo, e qui chiudo, qualcuno di noi ha iniziato dicendo che i veneti se la cavano sempre, e se la cavano da privati, ma bisogna che se la cavino anche come pubblici amministratori, quindi è una sfida importante, e pensare che una regione di 5 milioni di abitanti, qui veramente chiudo, che è più grande di 9 stati dell'Unione Europea, 9 stati dell'Unione Europea sono più piccoli di noi, sia incapace a gestire autonomamente alcune politiche che hanno bisogno, lo ribadisco, solo di linee direttive a livello nazionale e possibilmente nel campo ambientale a livello globale. Allora, torniamo un attimo sul maltempo, poi andiamo da Raffaele Speranzon, dalla Camera, ovviamente da Elena La Rocca e da Stefano Artuso. Vediamo, Italo, il servizio sul... è un ristorante da Giovanni Doro, mi pare che si chiami, a Bassano, un locale che è stato devastato dall'acqua alta. Eccolo, lo vedo, è lui, grazie. Grazie. Una disperazione, comunque non ci siamo fatti niente, dunque i beni materiali si mettono a posto. La cantina sotto acqua, 3 metri di acqua sotto, tutto allagato, e speriamo che... Insomma, la macchina distrutta. Macchina distrutta, ma siamo vivi, e questo perché abbiamo preso paura, perché l'acqua era veramente alta. Mai visto una cosa così. Ma ti puoi far vedere eventualmente? Sì. Così? Sì. Ci guardiamo, entriamo per... Sì, perché c'è Melma, e sì. Che non entriamo per capire... No, non c'era l'elettricità, non c'era... Ma questa è la cantina allagata. Quindi questa è? Questi sono tutti i vini che ho, che adesso sono inutilizzabili. E la macchina, dicevi, perché è distrutta? Perché è stata alzata la corrente in corte, è stata buttata fuori e per fortuna non si è incastrata sul portico e ha sbattuto dappertutto, non so come sia, perché è venuta a prenderla e l'hanno portata su, non so se si può utilizzare oppure no, ma come me ci sono tanti, però siamo un po' penalizzati, però ci risolveremo, vedremo cosa fare. Allora, ci risolleveremo, vedremo cosa fare, è una frase classica qui in Veneto. Raffaele Speranzon, politicamente questa fase, no? Questa fase del Covid meno aggressivo, come viene vissuta dai veneti, no? rispetto a quanto, torniamo un po' alla percezione anche di quello che fa o non fa la politica. Non si sente. Non la sentiamo, forse ha chiuso l'audio un attimo. Sì, dipende dall'attività che svolgono. Ok. Dipende dall'attività che svolgono, perché ci sono chiaramente pensionati, ci sono lavoratori dipendenti nelle aziende private, ci sono dipendenti pubblici, insomma, a seconda, ci sono imprenditori, lavoratori autonomi, e ciascuno ha vissuto e sta vivendo questo periodo in modo diverso, perché oggettivamente... diciamo che ci sono anche delle categorie che insomma non stanno vivendo, grazie a Dio per loro, insomma, grandi sconvolgimenti dal punto di vista economico e dal punto di vista anche delle prospettive. Ci sono altri invece, e mi riferisco in particolare a quelli che
che lavorano nell'ambito turistico e noi sappiamo quanto è importante il turismo per la nostra regione, che sono, non sono più tanto preoccupati, cominciano ad essere disperati perché le prospettive di poter mantenere aperta la propria attività nei prossimi mesi si stanno riducendo sensibilmente e quindi conseguentemente c'è la preoccupazione di dover magari lasciare a casa qualche dipendente, se non addirittura di chiudere l'attività, di chiudere l'azienda, con tutto quello che questo significa dal punto di vista familiare, dal punto di vista sociale, dal punto di vista, vorrei dire, anche della sicurezza di tutti noi, perché nel momento in cui vengono a mancare le risorse utili per mantenere le proprie famiglie, possiamo anche arrivare a vedere e assistere magari a atti sconsiderati. Per cui la situazione non è uniforme, noi lo stiamo vedendo anche con l'ATER, perché abbiamo un osservatorio, diciamo, privilegiato, nel senso che abbiamo migliaia di case e quindi conseguentemente abbiamo anche migliaia di famiglie che vivono all'interno di questo contesto, e quindi riusciamo anche a vedere che a seconda dei luoghi dove vivono i veneti, nel nostro caso di dove vivono gli abitanti nella provincia di Venezia, ci sono situazioni che sono diverse e la preoccupazione rispetto a quanto potrà accadere nei prossimi mesi non viene mitigata dal grande senso di responsabilità di gran parte delle persone e dall'attitudine, dall'atteggiamento positivo che abbiamo sentito per esempio da parte di quel cittadino che ha detto ci rimbocchiamo le maniche, ci risolleveremo. Ecco, l'approccio sicuramente è quello giusto, non so francamente se basterà l'approccio a scongiurare problemi seri. Tutti sono in attesa delle salvifiche, il salvifico arrivo di miliardi di euro che sono stati promessi, però se questi miliardi di euro arriveranno quando ormai le imprese saranno fallite, ammesso che arrivino, il problema difficilmente potremo risolverlo per le nostre famiglie. Quindi ci aspetta, temo, un autunno, un inverno molto difficile. Allora, intanto stiamo davvero facendo un po' assuefazione alle emergenze, perché stati di calamità e le pandemie e le emergenze anche legate al fenomeno dell'immigrazione. Vediamo riguardo un'intervista a uno degli abitanti nel quartiere circostante la caserma ex Serena di Dosson, dove ci sono molti migranti, molti dei quali sono positivi. Vediamo. Sopportare l'invito del prefetto Maria Rosa Laganà ai residenti che abitano a fianco dell'ex caserma Serena, che nei giorni scorsi dal centro accoglienza, dove sono letteralmente blindati in quarantena i 293 ospiti a seguito del maxi focolaio emerso, hanno lamentato schiamazzi notturni e feste a volume alto. Non uno ma tre giorni di feste notturne, ci segnala un nostro telespettatore, e quell'invito del prefetto ad avere pazienza viene mal digerito da chi ogni sera vede quello che succede all'interno della struttura, come il signor Giuseppe di Dosson, che parla di 5 anni e un mese in cui la sopportazione è arrivata a livello. Era già la terza sera consecutiva, quindi proprio c'erano già le due sere precedenti che abbiamo sopportato, e la terza sera non abbiamo proprio, abbiamo anche chiamato il 112, il 113, siamo scesi con i vicini di casa degli altri, nelle palazzine, gli altri appartamenti. L'ultimo episodio stanotte, ma racconta di altre risse consumate negli anni, in cui non solo sono arrivati alle mani, ma addirittura si sono presi a sprangate. Questa notte non c'era musica, ma si sono presi a pugni, hanno gridato, è stata una cosa tremenda fino all'1:30. Ci rende partecipi del suo basta e della preoccupazione sanitaria che riguarda tutti. Fa eco a quello che da giorni ripete il sindaco Mario Conte, che sta procedendo legalmente per chiedere i danni al Ministero dell'Interno. Dispiace invece sentire i dipendenti della cooperativa dichiarare che all'interno della struttura non vengono utilizzate mascherine, non c'è il distanziamento sociale, mancano le regole base, proprio quelle regole che da mesi richiamiamo ai nostri cittadini. Anzi,
multiamo i nostri cittadini e a volte chiudiamo anche le attività perché non rispettano quelle regole. Dispiace che proprio all'interno delle strutture ministeriali queste regole non vengano rispettate. Danni d'immagine per la città, per una ripartenza del turismo già in salita, difficili da quantificare sia in termini economici sia da pesare in termini di pazienza. E domani riflettori puntati nuovamente sul centro per la nuova tornata di tamponi. Servizio di Luisa Bertini. Ecco, grande tensione ovviamente sulla questione dei migranti, Lampedusa che scoppia, la nave quarantena, già a centinaia trasferiti, altri trasferiti insomma in altri centri di accoglienza. Artuso, il governo ha ieri detto, proprio per bocca dello stesso Conte, ma anche Di Maio è stato molto chiaro su questo, che insomma deve prevalere la linea dura, e cioè gli irregolari non possono più entrare. No, Salvini ha risposto, il governo fa finta in vista delle elezioni, ma tanto non cambia niente. No? Come, a proposito di emergenze, questa diciamo, è una tempesta. No, è una tempesta perfetta in qualche modo. Sì, sappiamo che sono due tematiche diverse, perché la caserma Serena non ha immigrati arrivati ieri, ma immigrati presenti lì da anni, e questo fa parte di una diversa modalità di gestione dei flussi migratori e soprattutto dello stazionamento nella nostra regione. Se vogliamo la creazione di questi grandi hub come Racona, come questa caserma, e quindi inserirli tutti in una grande struttura, poi vediamo i problemi che possono succedere, e sono sempre successi. E poi c'era un altro metodo di gestione, che era quello dell'accoglienza diffusa, dello SPRAR, che invece divideva in piccole unità, e quindi riusciva anche una diversa gestione e più diciamo funzionale anche alla convivenza rispetto al territorio, che invece è stata cancellata dal primo governo Conte. Sono due gestioni: il primo, quello dello SPRAR, che mira a risolvere un problema e a non far scoppiare queste bombe sociali; il secondo invece, che è quello ad esaltarlo, perché poi il problema viene fuori e puntualmente ad ogni tornata elettorale il tema viene fuori. Quindi sono due questioni diverse. Se vogliamo parlare invece dell'immigrazione che oggi abbiamo a Lampedusa, e che è un'immigrazione di questi giorni, dobbiamo distinguere la causa dall'effetto. La causa è quella di Tunisi. Sappiamo, basta prendere i dati del Ministero degli Interni, il 40% dell'immigrazione arriva dalla Tunisia, perché lì c'è in atto una crisi economica mai vista, c'è una crisi politica mai vista, e il governo italiano sta facendo quello che tutti da Minniti in poi hanno detto che bisogna fare, cioè cercare di non farli partire dalle terre in cui partono. Perché si fa presto a dire blocchiamo i porti, ben sapendo che questo non è possibile. Si fa presto a dire mettiamo il blocco navale, ben sapendo che non è fattibile. Bisogna cercare di creare delle strutture e degli accordi con questi governi, che badiamo bene, non sono il governo italiano, il tedesco, il francese, con cui si raggiunge un accordo e quello è firmato sulla pietra. Ci sono dei governi purtroppo che sono non stabili, e questo comporta che ci siano queste ondate, che vanno gestite da lì. Poi la linea dura del governo è una linea sulle politiche di rimpatrio, perché si fa presto a dire non li facciamo entrare, poi quando sono qui, come il decreto sicurezza fa, facciamo finta che non esistano. Dobbiamo invece operare per le politiche serie di rimpatrio, e su questo i dati del Ministero dell'Interno, da quando è gestito dalla Morgese, dimostrano come le politiche di rimpatrio siano molto più efficaci rispetto al predecessore Salvini. Ecco, quindi il tema dell'immigrazione, che è un tema, badate bene, che va analizzato anche sotto il profilo economico, perché se noi guardiamo i dati del lavoro nel nostro territorio e del lavoro soprattutto nel comparto agricolo, ci rendiamo conto come il 55% sia dato da manodopera straniera. Quindi è un tema molto più ampio, che se lo gestiamo a livello elettorale è un conto, se lo gestiamo invece a livello politico e cerchiamo una soluzione, queste sono quelle che abbiamo detto, cioè un'accoglienza diffusa dove si è in attesa del riconoscimento di status di rifugiato, oppure un rimpatrio veloce e rapido dove queste condizioni non sussistono. Allora, vediamo il servizio, poi andiamo da Elena La Rocca e torniamo da Vanessa Camani, poi rientriamo in studio. Andiamo a Jesolo, dove un albergatore che ha chiesto la chiusura del centro della Croce Rossa di accoglienza per i migranti è stato minacciato. Lì c'è una situazione difficile. Vediamo di cosa si tratta. Ieri stavo camminando sul lungomare di competenza dello stabilimento Manzoni, sulla panchina c'erano due rifugiati politici, forse sono usciti dalla struttura, e passando mi hanno detto: De Zotti, fai il bravo.
Questo richiamo mi ha fatto un'impressione di mafia all'italiana. È un avvertimento, perciò se un rifugiato politico che è stato tanto tempo dentro là conosce il mio cognome, c'è tutto da dire. Minacce in stile mafioso per aver chiesto a vari livelli politici, per conto suo e di altri imprenditori jesolani, la chiusura del centro della Croce Rossa di Via Levantina. Amorino De Zotti non è solo preoccupato per sé, ma per il danno d'immagine che il centro per rifugiati, nel quale sono emerse decine di contagi al Covid-19, sta dando all'industria turistica di Jesolo. Chiediamo immediatamente dal ministro al prefetto che si faccia carico di spostare questi rifugiati politici in sede altrettanto attrezzate e fuori da Jesolo. Noi non dobbiamo permetterci di avere un esercito in una città turistica di 6 milioni di presenze. Abbiamo 1500 partite IVA che devono essere salvaguardate e se vorremmo aiutare gli altri, noi dobbiamo stare bene prima noi per poter aiutare gli altri. La stagione è comunque partita. Gli arrivi soprattutto dall'estero ci sono, ma l'occhio esperto di De Zotti ha colto il disagio proprio del turista straniero. In questo preciso momento il turista che si ha soggiornato a Jesolo e se ne va via tace, è in silenzio, è il turista più pericoloso che ci possa essere. Perché? Perché? Perché pensano che la città non sia sotto controllo, invece io credo che la città sia sotto controllo, ma abbiamo questa convivenza troppo vicina della Croce Rossa con i rifugiati politici e questo ci crea un disagio molto ma molto importante, soprattutto per i stranieri. Lo straniero non si permette di dire che l'Italia non è bella, ma dice che l'Italia non è sicura. Allora, qui eravamo a Jesolo, intanto si avvicina il temporale delle elezioni, il temporale per modo di dire, perché ben vengano le elezioni, che è un cardine della democrazia, 20 e 21 settembre prossimi. 5 Stelle in Veneto, come si stanno muovendo, Elena La Rocca? Ma in Veneto bene, insomma, noi non abbiamo i potenti mezzi di altri partiti, però il gruppo regionale Veneto è veramente un gruppo molto valido, composto da persone molto preparate. Certo, non abbiamo grande visibilità mediatica, perché comunque insomma, siamo giovani, abbiamo meno mezzi, eccetera, però il candidato presidente Enrico Cappelletti è veramente una persona di grandissima competenza ed anche di grandissimo spessore umano, che sta portando avanti questo gruppo ed è riuscito a entusiasmarlo. E a Venezia abbiamo la lista, finalmente abbiamo il candidato anche in comune, è molto importante quello che è successo nei giorni scorsi, perché appunto finalmente è stato indicato un candidato e quindi possiamo iniziare il nostro percorso anche a Venezia, dove c'è un bisogno assoluto di cambiare rotta politicamente, perché altri 5 anni con questa amministrazione credo che potrebbero portare la città veramente a un punto di non ritorno da tantissimi punti di vista, non ultimo quello ambientale. E sul tema ambientale, appunto, come dicevo prima, non è un tema che non va sottovalutato, le persone lo percepiscono poco, io questo lo vedo, lo percepiscono come poco importante, invece per noi è una delle nostre 5 stelle, le 5 stelle rappresentano dei temi e l'ambiente è certamente quello più importante. A Venezia stiamo portando avanti la richiesta fortissimamente di fare delle analisi per vedere lo stato di salute dei bambini, perché noi siamo una città con un livello di inquinamento intollerabile, stiamo chiedendo di fare delle analisi per verificare il livello di diossina nel latte materno e questo ci viene negato, nonostante si tratti di poche migliaia di euro di investimento. Ci viene negato dal comune, a cui l'ho chiesto attraverso un'interrogazione, ma ci viene negato anche dalla regione, per la quale 10.000 euro di budget sono veramente nulla, eppure non viene fatto. Questo perché sono tematiche delle quali evidentemente non si vuole parlare, quindi si parla dell'intervento che si vuole fare a posteriori, ma come accade per tantissimi altri temi, non si ragiona sulla prevenzione. Il nostro programma è tutto incentrato in una visione futura e lontana, che però immagina un Veneto diverso, una Venezia diversa, e oggi ci troviamo a un bivio. Dobbiamo fare le scelte giuste oggi, anche se sembrano lontane, fantasiose e quant'altro, per stare bene domani, se no la direzione presa insieme ai cambiamenti climatici e alla società che avanza e cambia così velocemente, ci porta più tecnologia, più costruzione eccetera, però rischia veramente di regalarci bruttissime sorprese in futuro.
Allora, altra brutta testimonianza da Solagna, un'auto sospinta contro l'ingresso di un'abitazione. Vediamo. Ma tutto questo cos'è? La terra. Da montagna, su una montagna. Quindi tu abiti là? Abita qua, sì, via Torre Mel 16. E questa macchina te l'ha spinta? Da spinta ho portato dentro. L'ha spinta fino in fondo? Sì. Caspita. Sì. E dentro come sei? È giusto, disastro. È disastro, è pieno. Di acqua, le fanchi, tutto. Ma lei era a casa quando è successo? No, stavo dormendo perché ho fatto notte. Quando è sceso giù, l'acqua è arrivata sopra, l'ultimo piano, perché abito al secondo piano. Quindi non potevo scendere giù. Non potevi scendere? No. Ma l'acqua era già alta? È pieno, guarda, no? Dov'è? Ah, La porta è piena, tutti. Sì. E quindi poi? Fino adesso, oggi sono io il primo a chiamare i carabinieri hanno avvisato i vigili, perché quando abbiamo chiamato i vigili non hanno risposta. Solo i carabinieri per forza hanno chiamato i vigili. Quindi tu eri bloccato dentro? Bloccato dentro. E poi come sei uscito? Dopo, mano a mano, l'acqua se n'è andata via e siamo usciti giù. I figli di padrone sono venuti qua a aiutare a noi a pulire. Guarda qua. Abetto, vieni qua, rispondo a te. Questo che cos'era? Che? La nostra deposito, roba. Deposito, la garage è nostra. Tutto qua dentro. È distrutto, guarda qua. L'acqua è buttata giù le muri. Quindi questo era un deposito, ma che... di merci, la macchina, tutti. Televisione, tutta roba nostra. Però la forza dell'acqua e del fango ha spinto, ha spaccato tutto e ha spinto. Sì. L'ha spinto giù tutto. La montagna, guarda qua. L'acqua è entrata da montagna, ho spaccato tutti. Sì. Non so che cosa facciamo. Andiamo a vedere di qua. Quindi tu, fammi capire, tu hai trovato l'acqua alta fino a dove? L'acqua fino a lì? Sì, piena. Quello è arrivato qua, l'acqua. Sì. Non so cosa dobbiamo fare. Questa notte dove dormirai? Qui, dobbiamo arrangiare qua, non so dove andiamo. Ancora una parte del lungo reportage di Angelica Montagna. Allora, Vanessa Camani, è stato collegato giorni fa qui a Focus Massimo Cacciari. Io gli ho detto che prospettive avrebbe avuto, secondo lui, il centro-sinistra alle prossime regionali, e lui ha riso un po' sotto i baffi, ha detto l'importante è partecipare, no? Come dire, contro Luca Zaia non c'è speranza. Quali sono le probabilità di Lorenzoni del centro-sinistra a suo giudizio? È molto difficile combattere una battaglia ad armi così impari, nel senso che il governatore uscente non fa politica, fa solo propaganda. Passa 5 anni del suo mandato a realizzare servizi televisivi, conferenze stampa e annunci, e evidentemente poi tutto questo lavoro alla fine si tradurrà anche in un certo consenso. Abbiamo assistito a 150 giorni consecutivi di conferenza stampa dal Covid in poi, in cui Zaia ha raccontato tutto e il contrario di tutto, senza che nessuno nell'opinione pubblica, nel mondo dei professionisti dell'informazione, avesse mai osato alzare la mano e dire: guardi presidente, che ieri ha detto esattamente il contrario di quello che ci sta dicendo oggi. In un contesto del genere è molto complicato raccontare ai veneti la nostra idea di futuro. Ovviamente, ripeto, noi non vedevamo l'ora che convocassero formalmente i comizi elettorali, che infatti, fatta l'età, Zaia ha fatto l'ultimo giorno utile, perché almeno si spera che il regime di par condicio qualche spazio per raccontare anche la nostra proposta politica ci possa essere concesso. E di fronte a questa, diciamo, comunicazione a senso unico, e in parte, guardi, la discussione di stasera lo rappresenta quello che sto dicendo, perché di fronte ad immagini così gravi, così drammatiche, come quelle che giustamente con molta capacità i suoi corrispondenti, i suoi inviati ci stanno mostrando, va in scena il teatro dell'assessore regionale, che invece ci spiega che in Veneto è tutto a posto, abbiamo fatto tutto quello
che si doveva fare. Addirittura il consigliere regionale dalla Libera, che evidentemente è stato folgorato da, pure lui da Zaia, perché eletto da una parte e poi convinto dalla propaganda di Zaia, ci racconta della legge sul consumo di suolo, che è una grandissima presa in giro, se non viene raccontato anche che contemporaneamente alla legge sul consumo di suolo, peraltro proposta alle minoranze e che peraltro rovescia la responsabilità sui comuni e non sulla regione, dicevo, se a fianco alla legge sul consumo di suolo non ci fosse stata in questi anni ininterrottamente dal 2013 in poi rinnovato dalla regione il piano casa, cioè la possibilità per il privato di aumentare la cubatura anche fino al 100% senza pagare oneri e senza dover chiedere le autorizzazioni. Quindi fare la legge sul consumo di suolo che prende in giro ed è uno spot elettorale, ma poi sostanzialmente avallare costantemente e quotidianamente le operazioni di speculazione edilizia che contribuiscono, come hanno spiegato molto bene chi ha parlato prima di me, agli effetti che noi oggi vediamo, è la rappresentazione plastica del modo di governare di Zaia. Quindi io penso che noi ovviamente partiamo, lo diceva anche la collega del 5 Stelle, con meno mezzi economici ma anche di potere, diciamo così, perché quando Zaia e Galan governano il Veneto da 25 anni, oltre alle capacità economiche, rappresentano anche un sistema di potere molto consolidato all'interno della regione. Quindi dicevo, noi con meno mezzi e meno potere a disposizione affrontiamo questa campagna elettorale cercando di raccontare ai veneti che rispetto a ciò che abbiamo visto in questi 5 anni, a ciò che abbiamo visto oggi con quelle immagini drammatiche che lei ci ha fatto vedere, esiste un'alternativa, cioè che non c'è solo quella possibilità, c'è anche la possibilità di fare diversamente, in maniera radicalmente diversa da come è stato fatto in questi 5 anni. Noi pensiamo di fare meglio, quindi io non mi preoccupo molto del risultato elettorale perché, ripeto, in queste condizioni è difficile incidere. Mi piacerebbe però che almeno i veneti provassero ad ascoltare le proposte che abbiamo. Faccio notare che noi non litighiamo al nostro interno per una lista in più, una lista in meno, come stanno facendo sempre qua con questo teatrino Lega e Fratelli d'Italia, perché il tema non è l'autonomia, anche qui il tema non è l'autonomia, il tema è che Zaia e la Lega dicono: se non ci abbiamo Fratelli d'Italia facciamo un numero maggiore di consiglieri regionali. È questo il tema, non è che non vanno d'accordo, perché sono alleati in tantissime realtà, saranno alleati alle prossime elezioni politiche. L'humus culturale della destra italiana sta dentro Fratelli d'Italia tanto quanto dentro la Lega di Salvini e Zaia, e litigano per le poltrone, e chi se ne frega dei veneti, della rappresentanza dei problemi di questo territorio. Noi non abbiamo questo tipo di difficoltà, ci siamo presentati con una coalizione molto ampia che abbiamo cercato e continueremo a tentare di allargare fino alla fine. Abbiamo individuato un candidato presidente che a nostro giudizio rappresenta bene questo nostro progetto di governo, che fa dell'allargamento, della partecipazione, della condivisione, dell'ascolto dal basso, il metodo politico, e con molta serenità ma serietà presentiamo ai veneti la nostra proposta. Bene, allora tantissimi sms, Pietro dalla Libera, poi torniamo da Speranzon, Carpanese, andiamo avanti, prego. Ma sì, volevo tornare sul ragionamento che ha fatto sull'immigrazione il collega che è qui questa sera, per dire che ci troviamo in una situazione in cui c'è stato un cambio radicale di politica nei confronti dell'immigrazione da parte di questo governo. Siamo partiti, ricordo, da quell'incontro che avvenne circa un anno fa con gli altri esponenti europei, con cui si disse esiste un accordo per ricevere in pratica tutti e poi vengono redistribuiti in Europa. Di questa redistribuzione non se ne parla più, non si è mai sentito parlare, perché l'Europa in effetti non è in grado di riceverli o non vuole ricevere. Ora, per carità, ha parlato finora lei. Ma dice. Stia zitta perché devo parlare io. Prego, un attimo prego, solo. Prego, prego, prego. Allora,
è cambiato il tipo, dicevo, di politica. Cosa succede? Che, ma non è che io ce l'abbia nei confronti dell'immigrazione. Penso che si possa accogliere fin tanto che si può integrare. Oggi non si è in grado di fare integrazione. Guardi, sentivo un servizio l'altro giorno, proprio sì, sulla città di Vicenza, dove a Campo Marzo hanno fatto una retata contro gli spacciatori di droga e circa una trentina di questi spacciatori che sono stati presi, arrestati, eccetera, sono dei richiedenti asilo. Questo cosa vuol dire? Che facciamo del male a queste persone, che sono dei ragazzi, dei giovani, delle donne che arrivano qui pensando a un futuro migliore e invece cadono nelle mani delle bande mafiose che operano nella malavita, nei traffici illeciti, nella prostituzione, nello spaccio di droga, eccetera, e per avviare queste persone che non hanno possibilità di trovare altrimenti lavoro, se non qualcuno di fortunato che va a fare lavori del tutto sottopagati e anche contro la dignità, a raccogliere arance, a raccogliere frutta, lavorando ore e ore nei campi del sud, negli ortaggi, nella frutta, ricevendo magari 3, 4, 2, 3 euro all'ora. Quindi, contrariamente a tutti i diritti che i lavoratori hanno acquisito in tutti questi anni di battaglie. Ma è chiaro che ci troviamo in una situazione in cui, quindi, questo governo ha dato dei segnali successivamente a questo incontro con l'Europa, tutti in questo senso. Ma pensiamo a quando, anche tuttora, si sta continuando a parlare di ius soli, di ius culture, come dire, venite pure che poi noi vi daremo la cittadinanza. Si sta continuando a ragionare in termini, non lo so, c'è un ministro che si è opposto, in Parlamento si deve votare su cosa? Dobbiamo votare in Parlamento, al Senato, per decidere se a Salvini deve essere sottoposto a processo o no per aver sequestrato questi immigrati che volevano, a loro dire, no? Sequestrato, entrare in Italia, averli tenuti per qualche tempo nella nave in attesa che l'Europa potesse accoglierli, potesse riceverli, quindi nel frattempo doveva trattare con l'Europa e poi sbloccando la cosa quando la soluzione è stata trovata. Ebbene, il Senato con un voto del tutto politico ha in pratica deciso che doveva andare al processo, ma perché? Non perché aveva ragione o torto, ma perché in pratica non stava facendo un'operazione nel pubblico interesse, ma qualcos'altro che interessava a lui. Come non fosse di pubblico interesse bloccare l'entrata dell'immigrazione irregolare. Lo ha detto oggi Conte, non vogliamo più clandestini e immigrazione regolare in Italia. Ma come? Avete messo sotto processo un ministro che un anno fa ha cercato di fermarla e ora dopo un anno ci si ricrede e a parole si dice aveva ragione il ministro un anno fa quando la bloccava, però lo mandano a processo. Chiaramente sarà un processo in cui verrà assolto perché non sussiste nessun reato, ma voglio dire, sono segnali importanti che vengono dati agli immigrati, ma soprattutto vengono dati alle grandi organizzazioni di scafisti che lucrano sul trasporto in Italia, su questa invasione, chiamiamola così perché è un'invasione, non si tratta di immigrazione. Siamo del tutto fuori da qualsiasi canone, nessuno Stato in Europa può accettare una situazione del genere. È solo l'Italia che sta sopportando questo, anzi, con il governo sta agevolando questa invasione che abbiamo in Italia. E non va bene, non va bene, la gente se ne rende conto. Ma e poi, di fronte a una crisi economica che vedremo scoppiare magari più avanti, derivata dal Covid e dall'epidemia, e nei confronti anche di un problema sanitario di salute pubblica, perché molti di questi migranti che arrivano non sono controllati, arrivano, sono portatori del Covid e poi si dileguano perché sembrano legibus soluti, cioè non tenuti a rispettare nessuna legge, partono, vanno dove vogliono, cioè sono situazioni che non sono sopportabili. Allora dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo con Silvia Carpanese
Torniamo da Speranzon, Elena La Rocca, ovviamente Stefano Artuso e Gianangelo Bellatti. A tra poco, state con noi, grazie, state con noi. Sempre 23.04, sempre in diretta con Focus, maltempo Veneto nuovamente flagellato, vi abbiamo raccontato quello che è successo soprattutto nell'Alto Vicentino, la Pedemontana, il Bassanese, insomma zone duramente colpite ancora una volta dal maltempo. Vediamo il disastro dei saldi, anche lì ci sono tempeste insomma sulla nostra economia ovviamente, il disastro dei saldi a Padova. Italo, è l'ultimo servizio in scaletta, visto che abbiamo parlato anche un po' di Covid, vediamo quali sono ancora le conseguenze della pandemia. Vediamo. Ci sono giunti stamane i dati che sono stati forniti dai nostri associati, i negozi di abbigliamento, di calzature, di accessoristica e i saldi rispetto al 2019 hanno avuto un calo, anzi meglio dire un crollo di circa il 90%. Questi i dati negativi per il commercio padovano. A dirlo le stime dell'ACC, l'Associazione dei Commercianti del Centro, che registra in questo primo weekend di ribassi un calo di quasi il 90% delle vendite rispetto al primo fine settimana di saldi del 2019. L'emergenza sanitaria ha colpito duro il comparto del commercio. I negozianti speravano di invertire la tendenza con le svendite di fine stagione. Se i dati non miglioreranno, saranno in molti a dover abbassare le serrande per sempre. Se il 70% delle attività commerciali non è diciamo allineata con il pagamento delle rate d'affitto, quindi dei canoni d'affitto, si apre un problema enorme di liquidità e quindi in questo momento che si attendevano i saldi con ottimismo, il primo weekend ha dato veramente una mazzata e un colpo mortale. Se non si riprenderanno nelle prossime settimane gli acquisti in maniera diciamo energica, ci sarà veramente una chiusura generalizzata ob torto collo. Perché ovviamente molti negozi non riusciranno più ad onorare le ricevute bancarie, ci sarà una grave crisi di liquidità e quindi ci sarà l'abbassamento della saracinesche di centinaia di piccole attività commerciali e di partite IVA. Allora Silvia Carpanese, padovana, per cui sa cosa sta accadendo, si ritrova in questa descrizione in qualche modo? Assolutamente sì, quello che ha dichiarato Pellizzari, il presidente dell'Associazione dei Commercianti del Centro, è reale. Di fatto la cosa che preoccupa non è solo la questione dei saldi, che denota un abbassamento notevole dei consumi, ma credo a livello nazionale, come in particolare nelle città prettamente a vocazione commerciale, come è di fatto Padova. Per cui il dato allarmante anche previsto per settembre è che il 34% delle attività rischiano veramente di chiudere, con un tasso di disoccupazione significativo pari circa al 3% per un valore di 3.000 unità di disoccupati. Ma un altro aspetto rilevante è questo. Fratelli d'Italia ha fatto una proposta che ritengo significativa in merito a quello che citava Pellizzari, cioè alla situazione degli affitti, parlo per Padova e provincia, sì, molto elevati per quanto riguarda gli spazi ovviamente occupati dalle attività produttive e manifatturiere del nostro territorio provinciale, che è caratterizzato prevalentemente dallo sviluppo manifatturiero e anche dalle attività commerciali nella città di Padova, per la revisione e una calmierazione degli affitti
con una proposta che riguarda il 25% del credito d'imposta sugli affitti per garantire una sorta di risparmio all'affittuario esercente e anche un vantaggio nella detrazione fiscale da parte del proprietario, con questa quota pari al 25%, e quindi è uno strumento anche questo che potrebbe in qualche modo sollevare e facilitare un po' la ripresa economica delle nostre attività padovane. Poi mi permetta, direttore, un passaggio molto veloce sul tema dell'immigrazione, poche battute. Direi fermare le partenze per fermare le morti, ma anche un altro aspetto significativo, non sono stati ancora adottati gli SPRAR come strumento di integrazione. Non dimentichiamo che le ultime hub, anche a Cone, ad esempio vicino a Padova, non hanno previsto in realtà lo strumento dell'integrazione progressiva dettato dagli SPRAR, perché di fatto non sono stati adottati. Se pensiamo inoltre che il governo attuale vuole eliminare addirittura o rivedere completamente il decreto sicurezza, che va a definire poi tutta la politica dell'immigrazione a livello internazionale e a livello nazionale. Certo è che Fratelli d'Italia ritiene che anche la politica dei porti chiusi non sia sufficiente per contenere i flussi migratori, che aumentano in maniera significativa, ma riteniamo che solo attraverso degli accordi bilaterali con la Libia, la Tunisia e i paesi di provenienza si possa in qualche modo individuare delle politiche più puntuali in merito al contenimento dei flussi migratori, che investono comunque anche una notevole responsabilità a livello europeo con l'Europol e la costituzione di una politica estera di sicurezza comune che garantisca un controllo dei flussi migratori a livello europeo, perché il controllo delle frontiere parte da un concetto di revisione dei trattati in merito appunto a una politica di sicurezza che attualmente manca a livello europeo e manca a livello anche italiano, di fatto la cosiddetta politica di frontiera, che forse solo un tempo con la legge Bossi-Fini era stata prevista. Poi in merito al discorso dei rimpatri, certo i rimpatri bisognerebbe effettuarli, ma voi lo sapete quanto costano? Se vi consultate con le forze di polizia o le forze militari preposte a questa attività di rimpatrio, vi rendete conto che ad immigrato il costo medio è quello di 1000 euro circa nel trasporto e nel rimpatrio, perché implica l'utilizzo delle linee aeree come sistema di trasporto necessario e puntuale di sicurezza, che sono le linee aeree nazionali, quindi dei voli di tipo internazionale. Quindi costi enormi che ricadono poi sempre a livello di collettività e sulle tasse dei cittadini italiani. Certo è che la politica dell'immigrazione deve essere rivista. Un primo passo è stato fatto dai decreti sicurezza. Se si vogliono abolire questi decreti, io credo che sia veramente molto pesante. Io mi auguro che il governo non appronti modifiche e revisione della norma che è stata recentemente approvata. La Rocca, poi andiamo da Raffaele Speranzon. Questa proroga dell'emergenza, cioè molti l'hanno criticata perché dicono ma insomma non siamo più in una situazione così drammatica, no? E quindi significa bloccare il paese, dice Salvini in particolare, e la Meloni anche. Salvini deve sempre comunque dire la sua contro, a prescindere, voglio dire, anche in automatico, non so come dire, potrebbe dire tutto il contrario di tutto, quindi non fa molto testo per quanto mi riguarda. Se hanno provveduto alla proroga vuol dire che ne avevano bisogno da un punto di vista normativo per gestire una situazione che certo non è emergenziale come quella che abbiamo vissuto, ma è chiaramente caratterizzata dall'incertezza, mi pare evidente, quindi avranno fatto le scelte più consone all'attività che devono portare avanti nei prossimi mesi. No, sul tema invece dell'immigrazione mi preme sottolineare il mio totale dissenso su come viene utilizzato e trattato questo tema, che è un argomento importante, è un tema grave, è la sfida di questo secolo, perché è la sfida del nostro secolo, e viene purtroppo sistematicamente trattata in modalità solo con finalità elettorale, perché cioè, noi costantemente assistiamo a questo. Hanno fatto un esperimento che a questo proposito è molto interessante. Su un social hanno aperto una pagina
dove appunto si parlava di invasione di questi immigrati, di come la popolazione di un determinato comune percepiva questa presenza. E ne è emerso che erano tutti terrorizzati, che si sentivano assolutamente insicuri, minacciati da questa presenza, che percepivano questa invasione, poi appunto l'invasione, no? Questi termini che vengono utilizzati non a caso. E tutta una serie, con ovviamente tutta la declinazione proprio di quelle peggiori che vi tralascio, però il tema era che migliaia e migliaia di persone terrorizzate dalla presenza degli immigrati. E dopo hanno svelato, diciamo, un po' l'esperimento della pagina Facebook, perché era stata aperta in un comune dove di immigrato non ce n'era neanche uno. Cioè, non ce n'era neanche uno. Per cui il tutto era solo percezione. Ok, perché l'invasione quest'anno sono 12.500 immigrati, che sono certamente un problema e qualcosa da affrontare, soprattutto perché vengono gestite male queste presenze, perché ci si chiede come mai vanno a delinquere queste persone, ma come mai, se vengono tenute 2 anni per avere una risposta di tipo burocratico, ammassate in centri così, mi pare del tutto evidente che è come dire andate a delinquere, è l'equivalente, per cui è un problema di gestione. In Trentino fanno l'accoglienza diffusa e non hanno questo tipo di problemi. Cioè, quindi è una questione di mala gestione. Poi il tema c'è, non si dice che non ci sia perché c'è, però sarebbe bene parlarne per risolverlo e con serietà e non utilizzarlo tutto il tempo. Ricordiamo che Salvini, che dice agli altri vediamo cosa fanno, ha fatto 2 decreti sicuri, intanto aveva avuto tutto il tempo di fare tutto quello che voleva, avrebbe potuto continuare la sua politica, ha scelto lui liberamente di uscire dal governo, per cui voglio dire veramente non può dire nulla a nessuno, è il suo tema, il suo obiettivo. E che cosa ha risolto? 2 decreti sicurezza, dei quali uno è incostituzionale e il secondo che aspetta solo di essere dichiarato come tale, perché è stato già detto in sede di lavori parlamentari da 4 professori di diritto internazionale che viola le norme internazionali, quindi alla prima applicazione verrà dichiarato incostituzionale pure quello. Quindi la smettesse, perché veramente andiamo avanti a slogan e questa cosa io non la sopporto. Allora, Stefano Artuso, poi andiamo da Raffaele Speranzone e da Gianangelo Bellatti. Artuso. Mi ricollego per una veloce replica sul tema dell'immigrazione, a quello che diceva l'esponente di Veneti Uniti. Attenzione, perché la norma che fa atterrare in Italia, anzi che fa arrivare in Italia gli immigrati, li fa stare qui, è il Trattato di Dublino, che venne approvato quando era ministro Maroni, quindi non quando era ministro qualcun altro, è un trattato europeo, quindi per essere modificato non lo può fare unilateralmente l'Italia. Quindi quello che ha fatto l'Italia è trattare i ricollocamenti con gli altri paesi, dopodiché sono previsti dei fondi ad hoc quando si parla sui costi di ricollocamento, sono previsti degli stanziamenti annuali da parte dell'Unione Europea, proprio perché questo sistema va a intaccare il problema principale su Grecia, Francia, su Grecia, Spagna e Italia, perché se guardate le statistiche vedete come Spagna e Grecia siano colpite dal problema tanto quanto noi, quindi non è vero che l'Europa non fa niente e non è vero che dobbiamo assorbirci solo noi i costi. E poi sul sistema degli SPRA, scusatemi, ma è stato smantellato, non è che non è stato adottato, è stato smantellato, è una cosa diversa, c'era ma non creava il tema immigrazione e quindi è stato smantellato, tant'è vero che ci sono comuni nel nostro territorio in cui, dove c'era il sistema SPRA, non c'è stato alcun problema di immigrazione. Se veramente la Lega voleva risolvere il problema immigrazione doveva fare 2 cose, raddoppiare le commissioni che verificano se queste persone hanno o non hanno requisiti per stare in Italia e velocizzare le pratiche giurisdizionali. Perché altrimenti, se senza queste questioni, non si può parlare di rimpatri. Poi guarda caso arriva la Morgese e la Morgese velocizza i processi di rimpatrio. Però mi faccia, direttore, fare 2 parole Prego. Su un tema che credo sia centrale. Prego. Quello dei saldi, che ne ha parlato prima Pellizzari, peraltro da Padova, che è collegato alla crisi economica. Guardate, il tema del lavoro da settembre sarà al centro dell'agenda politica non solo di questa regione ma del paese, perché è evidente di come noi possiamo continuare a parlare del tema immigrazione, perché è un tema che chiaramente fa leva e sta a cuore a tutti, ma il tema del lavoro quando arriva non guarda in faccia nessuno, immigrati, non immigrati, e qui dobbiamo veramente considerare quelle che sono le priorità anche della nostra regione.
uno su tutti. Non possiamo considerare che i centri... Sì, so che sta mostrando i dati, però lei sta mostrando i dati. Ecco, se vede 2020 su 2018 siamo ad un numero inferiore. 2018 governava Salvini, quindi è un dato che le gioca anche contro. Non lo mostrerei fosse in lei. Ma sul tema delle politiche economiche... Dopo intervengo, non vedo l'ora. Sul tema, perché non avrà replica, perché il tempo è finito. Prego. Sul tema delle politiche economiche, faccio dire una cosa. Dobbiamo lavorare non soltanto sui piccoli centri commerciali, ma anche su tutti quegli operatori che rischiano di uscire dal mercato, perché cambia la connotazione delle nostre città. Io provengo da una città universitaria. Forse il 40% delle lezioni universitarie verrà svolto in aula. Pensiamo a questo cosa significa sull'economia che sta attorno all'università. Dobbiamo discutere di questo, su come investire i fondi europei. Dobbiamo pensare allo sviluppo della nostra città, allo sviluppo dei nostri operatori economici, della nostra economia. Perché altrimenti, se ci focalizziamo sul tema dell'immigrazione, sì, immigrazione no, evidentemente guardiamo la trave ma non guardiamo tutto il resto del problema. Grazie. Allora, Raffaele Speranzon, presidente Ater Venezia. Prego, Speranzon. Ah, ecco, vedi, allora adesso parto dal fatto che sono presidente dell'Ater di Venezia. E allora, no, allora inviterei tutti a venire a ascoltare quello che dicono le persone che vivono nei quartieri popolari della città metropolitana di Venezia, ma credo che potrebbero andare tranquillamente nei quartieri popolari di tutte le altre città del Veneto e farsi raccontare da loro che cosa significa l'integrazione, quale modello è stato adottato, quali sono i successi o quali sono i fallimenti e quali sono i problemi. È vero che non tutti gli immigrati sono criminali, anzi ci sono tantissimi immigrati che vengono in Italia, lavorano e sono persone per bene, si integrano, accettano quelli che sono usi, costumi e soprattutto le leggi del nostro Stato e le leggi della nostra comunità, ma ci sono anche persone che non sono messe in condizione di poterlo fare in alcuni casi. Non stiamo parlando di criminali che partono a criminali e vengono a fare i criminali, ci sono anche tante persone che vengono in Italia credendo di trovare un paese accogliente che dà loro la possibilità di trovare facilmente un posto di lavoro e in realtà scoprono che è solo una illusione questa, e quindi che hanno pagato un sacco di soldi degli scafisti, qualche magari organizzazione più o meno non governativa li va a raccogliere in qualche punto ben preciso nel Mediterraneo, arrivano in Italia e sono poi costretti a fare che cosa? A diventare schiavi, a diventare prostitute in molti casi, ad essere sfruttati o a diventare anche manovalanza per la criminalità. E di fronte a tutto questo i dati ci dicono che quello che è accaduto nel 2018 e nel 2020 è che il numero degli sbarchi rispetto al 2019 sono aumentati considerevolmente, e sono aumentati considerevolmente perché si è data un'immagine dell'Italia e continua a essere data un'immagine dell'Italia in certi paesi africani come uno stato nel quale è opportuno venire, perché evidentemente siamo in grado di risolvere problemi occupazionali, facciamo le sanatorie, diciamo venite, che poi abbiamo ministri come la Bellanova che piangono nel momento in cui ci sono centinaia di migliaia di persone che ricevono la possibilità di rimanere non da clandestini nel nostro paese, e millantando che questa scelta viene fatta per risolvere i problemi dell'agricoltura e quindi per permettere a questi di poter lavorare nei campi. E poi pochi giorni fa io a Bovolone, parlando con tanti nostri imprenditori agricoli di quel territorio, mi sento dire che hanno pagato loro questi imprenditori agricoli gli aerei dal Marocco e da altri paesi dell'est Europa piuttosto che del Nord Africa per far venire i lavoratori, perché i lavoratori non coincidono con quelli che sono stati sanati dal ministro Bellanova, i quali sono evidentemente interessati a fare altro, o c'è l'interesse da parte di chi vuole utilizzarli o sfruttarli per fargli fare altro. Per quanto riguarda il PD e i 5 Stelle, mi meraviglia un po' che non siano interessati al risultato che ci sarà alle elezioni del Veneto, e fa anche un po' sorridere il fatto che si definiscano discriminati
da una preponderante presenza delle forze del centrodestra, quando insomma, pur sconfitti alle elezioni politiche, hanno praticamente hanno occupato tutti gli spazi apicali del potere a livello nazionale, a livello internazionale, voglio dire, hanno il presidente del Consiglio del Parlamento europeo, hanno il commissario europeo, hanno il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio è lì lì, forse fra poco ce lo vedremo nel PD, non lo so. Comunque sentirli sentirsi vittime, insomma, del mainstream che li relega a comparse, mi pare che sia anche poco decoroso da parte loro, visto che insomma hanno avuto in passato tantissimi sindaci, tantissimi esponenti di primo livello, tantissimi ministri, tantissimi sottosegretari del Veneto, e se in questi ultimi anni, anche in questo momento mentre stiamo parlando, non ne hanno, facciano un po' di autocritica, perché evidentemente vuol dire che nella nostra regione non hanno saputo costruire una classe dirigente, perché non possono, non mi pare che il governo nazionale in questo momento abbia parecchi, tanti o alcuni ministri veneti del Partito Democratico, e se questo se non ci sono, forse il problema è tutto interno al Partito Democratico, che non ha saputo costruire una classe dirigente credibile a livello regionale, Speranzone, e che non viene nemmeno riconosciuto a livello nazionale. Poi vorrei parlare di Porro, perché c'è una cosa insomma che è successa, ma quando volete. Ci picchia, adesso abbiamo poco tempo, c'è ancora Gianantonio, sì, Gianangelo Bellati, non riesco, non mi entra in testa. Esatto. No, io vorrei solo fare un accenno, perché abbiamo poco tempo, soprattutto sul tema dell'economia, perché il tema dell'economia è un tema che deve essere affrontato come prima cosa in assoluto, perché una parola sull'immigrazione, a proposito fra l'altro di autonomia, io sono convinto che se il tema fosse affrontato solo a livello veneto, dal livello di discussione di stasera, credo che si potrebbe fare quello che sarebbe auspicato, mi sembra anche da Elena La Rocca, che il tema dell'immigrazione non fosse utilizzato, non sia utilizzato per fini elettorali, ma ci trovasse tutti intorno ad un tavolo a discutere con serenità del tema, perché è un tema che riguarda esseri umani e quindi dobbiamo affrontarlo con quella dovuta serenità e tranquillità che credo proprio, dai toni che ho sentito, immagini della discussione e dell'accordo ci sarebbero a livello della nostra regione. Invece il tema dell'economia è importante perché, sempre con riferimento per esempio all'immigrazione, noi destiniamo, forse pochi lo sanno, all'attività della cooperazione allo sviluppo Ministero Affari Esteri l'1% di tutta la nostra spesa di 900 circa miliardi di spesa pubblica, quando per esempio la Germania, che ha il doppio di spesa, 5%, e quindi dire aiutiamoli a casa nostra, non ci sono gli strumenti, a casa loro scusate, non ci sono gli strumenti per aiutarli perché abbiamo troppi pochi soldi. Allora noi dobbiamo generare più PIL, purtroppo, per nostra fortuna o sfortuna. La crisi economica, vedete, nel 2008-2009 ha creato una perdita di 10% delle imprese. Dalle circa 480.000 siamo scesi a sotto le 450.000, e questo è un saldo fra le imprese nuove e le imprese vecchie. Questa crisi Covid genererà una perdita di almeno il 15% come saldo. Quindi noi scenderemo sulle 400, speriamo non sotto 1000 imprese. Questo vuol dire perdita di posti di lavoro, questo vuol dire crisi economica che sta avanzando e che sarà sempre più drammatica. Quindi io auspico, e lo dico anche come lista di Simonetta Rubinato per le autonomie, che ci sia una maggiore attenzione anche a livello regionale al tema dell'economia, dello sviluppo economico, perché purtroppo senza risorse, il caso di quegli immigrati, il caso di non sapere fare integrazione di questi immigrati, perché magari non ci sono posti di lavoro, li si incitano purtroppo ad andare magari a delinquere, saranno sempre più grandi e avremo sempre meno risorse anche per aiutarli a casa loro. Quindi il tema dell'economia è, dal mio punto di vista, nodale. Grazie, grazie a tutti, grazie a Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, candidato alle regionali come tutti gli ospiti di questa presenti in questa puntata. Grazie a Vanessa Camani del Partito Democratico, a presto, arrivederci, grazie molte. Pietro della Libera, Veneti Uniti,
in Consiglio regionale. Buonasera grazie a tutti. Grazie molte. Silvia Carpanese, di Fratelli d'Italia, grazie. Grazie a lei, direttore. A presto. Saluti Elena La Rocca, Movimento 5 Stelle. Grazie. Posso prendermi 10 secondi proprio? 10 secondi. Perché viene detto che noi facciamo le vittime sul tema dell'informazione. Voglio dire, come minimo voglio replicare che non solo si vada a fare una verifica in termini di tempo sulle televisioni regionali, ma anche una verifica in termini di temi, perché io vorrei sentir parlare di più degli sprechi che ci sono stati sulla e che ci saranno sulla pedemontana, tematica che tiriamo fuori solo noi e che io sono sicura che ai veneti interesserebbe moltissimo, così come sono convinta che interesserebbe ai veneti sentir parlare dei maggiori costi che avrà il Consiglio regionale, costi della politica, perché io credo che i veneti non sarebbero tanto d'accordo di dare e regalare ulteriori soldi ai politici regionali. Allora, Stefano Artuso del Partito Democratico, grazie molte Artuso, grazie a Gian Angelo Bellati, Veneto per le autonomie, lista con il nome di Simonetta Rovinato, va bene, grazie molte, grazie anche Italo Morao, il nostro regista, questa sera con Simone Merlo, grazie tante, arrivederci, buonanotte, ci vediamo domani sera.